andata? Ciao, benvenuti, buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, si parte stasera con questa live. A lei accendiamo la luce. Romania. Facciamo tre piatti rumeni tipici e con me ci sarà la mia carissima ragazza, fidanzata. Ciao. Ciao. Che facciamo piatti rumeni. Ciao, ciao. Ciao. Ciao Nicole. E ciao Nicole. Ciao Nicole e ciao Nicole. Ciao Nicole, Nicole. Nicole e Nicole. Ciao ciao. Allora, si comincia. Amore, diciamo che fare. Che facciamo? Allora, iniziamo dall'involtini. Iniziamo dall'involtini. Di conseguenza prendi un tagliere. Allora, noi oggi faremo tre ricette. I sarmale, giusto? Sì. Che sarebbero degli involtini, in versione rumena, degli involtini rumeni. Poi faremo l'insalata russa, che si chiama russa, ma in realtà è ricetta rumena questa. E poi facciamo l'ultima, che si chiama? È un'insalata di melanzane con cipolla e maionese. Melanzane? Non so il nome. Insalata di melanzane, cipolla e maionese, chiamiamola così. Beh, si parte allora. Che cosa prendiamo? Il tagliere? Sì. Prendiamo un bel tagliere, poi? Esatto, una pentola gigante. Una pentola gigante. Prendiamo una pentola gigante. Perché lì ci andremo a mettere gli involtini. Nella pentola gigante ci mettiamo gli involtini. Ci metteremo gli involtini. Poi? Poi per adesso chiudi, prendi una ciotola. Una ciotola? Esatto. Ok. E qui ci andremo a mettere la carne, che poi andrà insieme al condimento che noi faremo qua. Ok, perfetto. Quindi noi facciamo un preimpasto da mettere qui dentro, tipo impasto polpetta, diciamo così. Più o meno. Sì. Che mettiamo carne, roba varia, per poi riempire gli involtini, esatto. Giusto? Quindi la preparazione poi finale andrà qua per fare con queste. Vedi per Kivol, ciao, ciao, benvenuto per Kivol. Ciao. Ciao. Questa praticamente è la, non so se la, si vede. Sì, penso di sì. Si è andata abbastanza vicino. Ok. È la versa in salamoia. Praticamente è molto molto salata, di conseguenza va tirata fuori un'oretta prima, va messa nell'acqua e sciacquata varie volte, perché sennò è troppo troppo salata. E poi vi farò vedere come si preparano proprio. Dal Kivol, stasera facciamo tre ricette tipiche rumene, diciamo così, che sono i sarmale, che sono degli involtini. Faremo un'insalata di melanzane e cipolla. E maionese. Insalata di cipolla e maionese e l'insalata russa. Azz! E quindi facciamo queste tre cose. Adesso stavamo dicendo che per fare sarmale, per appunto gli involtini, abbiamo preso la verza, che serve la verza per fare gli involtini, si fanno con la verza. E però insalata russa mini, esattamente, così poi la fai pure tu a casa, Dark. La fai tu a tua mamma, così dici, mamma guarda che ho imparato a fare, insalata russa. Che gli involtini sono, la verza in realtà è sotto, come si chiama, sotto salamoia. Sì, in salamoia, quindi salamoia. Vanno sciacquati, bello bello, vanno sciacquati e tenuti un po' in ammollo, così perdono un po' di salamoiaggine, diciamo così, va. E poi possiamo iniziare a fare gli involtini. Allora io direi di iniziare subito. Ok. Allora, che cosa facciamo subito? La cipolla. La cipolla. Prendiamo un bel po', perché ne verrà un bel po'. Allora iniziamo a fare le melanzane. Iniziamo a fare l'insalata di melanzane e maionese, giusto? No, allora quella non si inizia, si mette soltanto. Quindi iniziamo con quella. Nel forno. La facciamo andare, così si cuoce. Allora iniziamo a mettere nel forno le melanzane, perché le melanzane vanno in forno. 180 gradi più o meno. 180 va bene. Gradi, allora incominciamo a accendere il forno. Mezz'oretta più o meno. Iniziamo a accendere il forno. Dipende dalla grandezza delle melanzane. Oh, perché le melanzane vanno cotte in forno per fare l'insalata di melanzane e successivamente schiacciate, perché devono ammorbidire. Una volta ammorbidite vanno schiacciate e unite alla cipolla, alla maionese e basta. Cipolla, maionese e basta. Ci bastano queste cipolle? Sì. Urca, quante cipolle, hai visto Dark? Sono 2, 4, 6 cipolle. Allora, io noi utilizzeremo per fare gli involtini solo, diciamo, queste qua. Ah, per gli involtini, allora, solo la cipolla. Certo. Okay. Allora, 4 le utilizzeremo per fare la base, per cuocere gli involtini. Il restante per fare l'insalata con le melanzane.
Cioè, tutte ma diversi piatti. Esatto. Ok, tutte ma in due ricette differenti. Vuoi che prendo qualche altra cipolla? No, per adesso va bene. Altre due, no? No, no, no. A posto. Queste sono sufficienti. Allora, io comincio a pelare tutte le cipolle, giusto? Sì. Tutte le pelo? Tutte. Tutte. Prendiamo le Le cipolle. devi tagliare poi. Dobbiamo tagliare. Tu intanto cosa fai? Niente, io oggi non faccio niente. Benissimo. Allora, oggi faccio tutto io. Cioè, allora ti prendo, allora metti tutta la roba, queste qua dentro, Ok. così almeno non sta in giro. Questa roba qua. Ah, la Sì, sì, spazzatura. sì. Ne prendiamo un altro per fare. Cominciamo a tagliare le cipolle. Ma che bello il coso di legno dove tiri i coltelli, hai visto? E quello l'ho preso insieme ai coltelli per l'appunto. Cioè era un coso che vendevano con i coltelli. Ho fatto un pacchetto unico. C'è stato un periodo che l'Esselunga vendeva i coltelli della Zwilling, che sono questi coltelli qua per l'appunto che tengo, che sono ottimi, sono coltelli tedeschi tra l'altro, marca tedesca, e tagliano l'impossibile, cioè sono super taglienti. Quindi, e io di coltelli me ne intendo, diciamo. Allora, le melanzane vanno così come sono, dentro al forno, uguale, perché poi si andranno a pulire e poi vi spiegherò tutto. Daniele, buonasera, buonasera e benvenuto anche a te, Daniele, bello. Buonasera. Un coso. Allora, scusa, mi sono interrotto, stavo salutando. Le melanzane abbiamo detto, le tagliamo a metà. No, intere. 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 No, non va fatto niente per adesso. Vanno solo cotte. Ragazzi, io in questa live sarò solo come si chiama? Il commis, l'aiuto cucina. Lei è lo chef della situazione. Queste sono ricette sue, del suo paese, fondamentalmente. Oggi partiamo fondamentalmente adesso. E quindi io farò tutto quello che lei mi dirà. Vanno intere, l'assistente. E vedi? Ah, vedi, lui ti aveva ascoltato. Bravo. È che io stavo pelando le cipolle. Distratto. Ero distratto dalle coltelli, dalle cipolle. Mannaggia. Hai Ecco, mi mancava fondamentalmente, sì. visto? Lo sapevo che ti mancava, credo. Lo sapevo già. Oggi Oggi non sono un po' così. parto le tue, esattamente. Ciao Andrea, benvenuto, buonasera. Faccio lo schiavetto della situazione, esattamente. Oggi piangerò tanto perché devo pelare tutte queste cipolle, le devo tagliare anche. Quindi insomma, facciamo cucina international cucina. Allora, per chi si fosse collegato dopo, ovvero Andrea, ovvero Daniele, che forse, vabbè che Daniele è sempre in stealth, quindi magari Daniele ci ha ascoltato. Ah, sto iniziando a piangere. Allora, Andrea, non piango perché sei in calo, Andrea, sono così felice che sei qui. Facciamo tre ricette rumene oggi. Involtini, ovvero sarmale, come si chiama in Romania, giusto? Il nome rumeno Sì, sarmale. sarmale. Sarmale, nome rumeno. Insalata di melanzane, maionese e cipolla. E poi facciamo l'insalata russa. Dice che ti sente poco. Mi sente poco. Devo urlare un po' più forte. Infatti questa era una cosa che pensavo, che l'audio non andava bene. Che l'audio era. Perché il telefono è lontano, è laggiù dove è la telecamera. Io sto usando il microfono, quello lì. Non avendo un microfono da poter mettere a giro, devo usare quello per forza. Mi dispiace. Una cosa buona dopo aver tagliato le cipolle, toccati lo. Sì! Adesso è terribile, questa cipolla è fortissima. Ok, è l'ultima? Sì, meno male. Vabbè, devi pure tagliarti. Le devo pure tagliare, quindi yeah! Ho un trucchetto in realtà per non piangere troppo quando tagli le cipolle, è quello di sciacquarle, perché sciacquandole le molecole della cipolla che ti fanno lacrimare rimangono attaccate alla cipolla e non diventano volatili. Quindi l'importante è sciacquarle. E anche il coltello. E anche il coltello. Il coltello lo cambiamo. Passiamo da uno spelucchino, vi dico pure i nomi delle cose, vai giù.
Dallo spelucchino passiamo a un coltello serio, a un trinciante, a tagliare le cipolle. Quanto le devo fare grosse queste cipolle? Allora, quelle per i burrottini devi tagliarle non troppo piccole, perché si metteranno sulla base, di conseguenza non serve, cioè troppo piccole si sbrucerebbero. Conseguenza devono essere abbastanza grandi da poter sopportare tutto quanto il calore che vi andrà a dare il fuoco per un'oretta e mezzo, più o meno, barra due Ok. Quindi taglio prima quello degli involtini. anche. Sì, anche. Tagliamo prima le... Madonna, lo so Andrea, lo so. Non ti esperto di fisica molecolare, ma tu scherzi, io sono stato cuoco per tanto tempo. Allora, Allora. una cipolla Sì. è questa, diciamo. Avevi detto 4 minuti. Sì, però Ah, ascoltami. ascolto Queste li taglio piccole perché andremo a fare il soffritto, tra virgolette, con il te. risotto. Ok. E queste poi le andremo a mettere qua. Qui più grande. Sì, Quindi queste queste soffritte. piccole, normali, come sempre, Ok. per il soffritto. Per la prossima live North tocca un microfono con le clip che lì sono il meglio. Che? Eh? Così sono il meglio, lo so. Beve, collegati al cell poi. È collegato il beve al cellulare. La musica non è al copyright. No, no, l'ho messa apposta senza copyright, l'abbiamo messa. Si sente? La musica si sente. Allora scusami Andrea, non avevo letto bene il tuo messaggio. Tocco un microfono con la clip. Ah, il microfono con la clip, ok, sì, non avevo capito clip, pensavo la clip dei video. E deve collegarlo al telefono. Ok, perfetto. A posto, avevo capito una cosa per un'altra. Non vi sto minacciando col coltello, sto solo gesticolando. Deve. Sì, sente la musica. Allora, abbiamo detto dobbiamo tagliare la piccola sta cipolla. Per tagliare la cipolla più piccola bisogna fare degli strati tipo piani in questo senso fino alla fine, ma non tagliandola del tutto. Ok? Si vede? Lo state vedendo? E ne facciamo un po'. E poi la stessa cosa però dall'alto verso il basso. Facciamo più stretto si fa, più piccole diventano i pezzi di cipolla. E poi si va a tagliare. Si va a tagliare la cipolla. E così viene bella piccola, piccola, piccola. E tutto ciò si mette a freddo nella pentola. No. Allora incomincia a riscaldare la pentola. Sì, qui serve una padella antiaderente. Ah, dobbiamo prendere un'altra padella allora. Certo. Certo. Prendiamo un'altra padella. Padella, a me! Padella antiaderente. Sul fuoco. Un po' di olio. Che mano precisa, hai visto? O recisa? Recisa o precisa? Olio. Vai, mi tempo, ci penso io. Prego. Cazzo, non so scrivere, ma infatti sì, me ne sono accorto che non sai scrivere. Oggi proprio la scrittura è andata. Guarda, è maleducazione puntarci il coltello. Eh sì, lo so. Non lo faccio più, promesso. Hai detto due cipolle così, vero? E andiamo a fare la stessa cosa con quest'altra cipolla. Pizzica, eh? Una cipolla pizzicante. Io ci vedo e non ci vedo tutto ciò. Che Voglio chiudere da solo. poi in realtà c'è una tecnica proprio per tagliare la cipolla, cioè vedete, io sto guardando e la sto tagliando, potrei farlo anche con gli occhi chiusi perché pizzica troppo questa cipolla, madonna. Allora, arrivata a fine cipolla, io questa la stendo e faccio la stessa cosa. Striscioline, giro e vado a tagliare in modo piccolo. E una cipolla è andata. Hai detto due cipolle così? Fai una e mezza. No, sono due. Sì, perché queste tre. Questa l'avevi preparata per questo. Allora, Quindi questa la puoi tagliare, poi la parte magari no. questa no? No. Allora queste tre no. Andiamo con la prossima cipolla. Ha deciso Loredana di farmi piangere oggi in realtà. Ha detto durante la live ti faccio piangere. Ma non credevo in questo senso. Pensavo che il senso fosse un altro. Mi avrebbe fatto lavorare così tanto da farmi piangere. Ma se tu sei che ci andrea mai, Daniele, mai. Che se ci andrea sono solo contento, guarda.
perché sabato scorso in live non c'era e mi è dispiaciuto un sacco perché lui ha detto che ci sarebbe stato e in realtà non venne la live precedente. Quindi sono contento che oggi è qua. Oggi via, non sai scrivere esattamente. Allora, Adesso, mi dica, chef. Adesso? appena si riscalda l'olio, metteremo questa dentro, la facciamo un po' soffriggere, fin quando diventa cristallina, trasparente, come si dice? Sì, che è soffritto, è bella Esatto. dorata. No, dorato non deve Non essere. deve essere dorata. No, deve essere cristallina, cioè deve essere brillare, cioè non so La come cipolla dire. Deve cristalla è brillantina. brillare. Dopodiché ci aggiungiamo il risotto stare e a cuocere per pochissimo tempo, tipo 3-4 minuti più o Sì, il meno. riso, perché non abbiamo detto gli ingredienti del sarmale fondamentalmente. Sì, non l'avevamo Allora, gli detto. ingredienti del sarmale sono la verza. In salamoia. La verza in salamoia. Werewolf. Buonasera. Allora, ve stavamo dicendo, è arrivato il PG di Cyberpunk, esatto. Salve pure a te, ma salve, salve. Dicevamo, per il sarmale, gli ingredienti sono gli involtini, cioè il cazzo, la verza. E la cipolla mi sta dando alla faccia. La verza, il riso per il ripieno, riso, carne e Il soffritto di cipolla. riso, carne, il soffritto di cipolla. Basta, Basta. Poi finito. in aggiunta ci metteremo della carne per dare ancora più gusto nel tempo della cottura, più che altro. Basta. Madonna, se sei morta, sì, e la cipolla, ho tagliato un po' di cipolla adesso. Penso sia, sì, L'olio è è caldo? caldo. Allora, l'olio è caldo, mettiamoci la cipolla dentro. Caldo e tiepido, però va bene. Sì, tanto. Tanto deve, non deve soffriggere, deve solo un po' appassire, diciamo. Deve diventare cristallina la cipolla, quindi deve appassire un pochettino. E Vabbè, via, la ok. cipolla è giusta. Te ora vai a Mettiti qua, magari si vedono. misurare. Sto Eh trovando. no, lascio questo, scusa. Devo accendere di qua. Vai, guardare. Magari di là ti vedono meglio. E ora io che devo fare? Allora, te devi prendere il riso Riso. e andare a pesarlo. Deve essere il 10% più o meno della quantità della carne. Di conseguenza noi abbiamo preso più o meno 500 grammi di carne di maiale e vitello, perché la carne di maiale è grassa, di conseguenza fa che l'involtino venga molto morbido, diciamo così. Sono 900 grammi. Quindi noi abbiamo 900 grammi, 10% devi fare. Quanto è il 10% di 900? Aiuto! Intanto mi sono andato mettendo lontano per aprire il riso. Il riso, signori cari, alla faccia la cipolla, mi sono fatta cipolla. Il riso deve essere originario comune, mi raccomando. Il riso originario comune è il riso giusto per fare le ricette di minestre, comunque devono. È un riso che rilascia parecchio amido e in questa situazione è perfetto, che assorbe abbastanza liquidi e rilascia molto amido e qui tiene tutto compatto. A noi questo ci serve. 90. Devo fare 90 grammi di riso, che è il 10%, grande dark. Allora prendiamo un piatto per mettere il riso pesato. Non è poco 90 grammi su un chilo di grano. 900 grammi. Sì, non è poco. Metto un po' di più o no? Comunque domani forse compro Cyberpunk. Bravo Daniele, io mi ci sto mettendo. Economia aiuta, le percentuali, aste percentuali. Sembra poco 90 grammi No, infatti non può essere sul 500, sul 100. di riso. Sono 90 grammi, 400. Ti dico 10 per 9, solo il 10% ti va bene? O vai a occhio. Poi c'è il 530. Facciamo 130. Mi sembra poco per 130. In realtà le dosi vanno un po' a cazzo, quanto ho capito. Mettiamo quanto ci piace a noi, no?
ma in base anche a occhio, cioè nel senso non è una legge Non è una precisa. legge scritta, ecco. Il riso in No, realtà metti quanto ne vuoi, se vuoi più riso, più vabbè. riso, meno riso, meno riso. Non metti quando vuoi perché sennò si sente solo il riso, però. Ma mettilo tutto, massimo, un chilo di Allora riso. fai 150, se vuoi. 150, massimo, Tanto poi mettiamolo. comunque va a gonfiarsi il riso, si sa. Il riso si gonfia. 150 grammi di riso. Abbiamo 150 grammi di riso. Il chicco del riso originario è piccolo e tondo, eh? È tondo. Ed è il riso più scemo che c'è. Va bene? Lo Non c'è chef non è tanto convinto. no. Ma aggiungiamo l'occhio, vai, non si pesa più. Basta. 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 E fu così che mettemmo mezzo chilo di riso per fare questa cosa, dal 10% al 50%. Chi se ne frega? Andiamo, il riso ho Allora, messo. qui adesso a Sì? te, giusto? Dici a me. Dimmi, dimmi. Vai aggiungere il riso. Ora aggiungiamo il riso per farlo Lo fai tostare. tostare giusto pochissimo. Pochissimo. Sì. Tostiamo pochissimo. Sì, riso, vai! Allora, vedi? Comunque deve essere della stessa quantità più o meno della quale è la cipolla che metterete. Più o meno riso e cipolla, quindi deve essere rapporto 1 a 1, mi raccomando. Poi non la fa come gli pare, metti più riso, meno Sì, riso. vabbè, poi. Una volta il riso tostato, che facciamo di bello? Allora, prendi un bicchiere di acqua No, bicchiere. calda e lo butti dentro perché deve cuocere per 2-3 minuti, varrà 4, così assorbe l'acqua, perché il riso ne assorbirà molta, molta ancora di più nella cottura. È Allora giusto prendiamo per dare il il modo di gonfiarsi quel minimo che serve per poter fare il involtino, rendersi conto della grandezza di cui sarà l'involtino. Io l'acqua calda devo aspettare, a me mi arriva dopo un po'. Siamo all'ultimo piano, l'acqua calda non arriva subito. E via con il tubo di acqua. Intanto il riso va. Sì, ma tanto deve andare. Un bicchiere va bene? Sì. No, Poi al un bicchiere. massimo si va ad aggiungere se serve. Ecco qua, Però un bel bicchiere d'acqua. ce lo puoi buttare adesso già. Ce lo butto? Sì. Vai. Ok. In principio questo è lo stesso per fare risotti, però vabbè, ovviamente non si fa in padella. Il risotto l'abbiamo fatto settimana scorsa, ve l'abbiamo fatto vedere. Se non l'avete visto, riandate per vedere il video di settimana scorsa del risotto. Il principio è uguale. Vado a portare fuori il cane prima che pisci casa. Vai, vai Daniele. Non sei a piano terra come casa Norte, no, sto all'ultimo piano Andrea. Quindi l'acqua per arrivare, che poi l'ultimo piano L'ultimo piano di è quattro sempre il terzo piani. piano, quindi non è che abbiamo un terrazzo, siamo al 12° piano, però comunque. Ah, lei intanto sta mettendo le melanzane in forno, non lo potete vedere perché il forno è dietro la telecamera praticamente, quindi le melanzane per mezz'ora. Partiamo con mezz'ora, poi dipende anche dalla grandezza delle melanzane. Se sono più grandi devo stare di più, se sono più piccole devo stare di meno. Però noi partiamo con mezz'ora, poi vediamo un po' se aumentare o no il tempo. Mezz'ora è un tempo basso, diciamo così, per le melanzane. Qua che faccio? Giù un Ok, po'. adesso che ha assorbito abbastanza acqua, infatti si è già ingrandito un pochino, diciamo, il chicco, lo possiamo spegnere. E lo facciamo raffreddare quel poco di tempo che serve per riposare. Allora, il riso lo mettiamo a riposare e a raffreddare adesso. Ok. Forno normale, vero Norti? Certo Andrea, forno normale. Se ce l'avete statico, cioè se ci avete ventilato è meglio, che si fa prima che il forno ventilato arriva il calore meglio più omogeneo da tutte le parti. Se è un forno statico deve stare un po' di più, semplicemente. Se so 30, invece di 30 so 35-40 minuti, ma è così. Il forno va bene anche statico, non c'è problema di questo. Poi che facciamo adesso? Allora,
Metti la carne dove ho messo le cipolle. Allora mettiamo la carne, le cipolle dove è il riso, giusto per fare un cambio. Allora facciamo un po' di ordine. Ordine in cucina! Vai! Mettiamo la carne. Vai a mischiare tutti e due gli ingredienti. Che abbiamo carne di maiale, macinato di maiale e macinato di vitello. Esatto. Macinato di maiale e macinato di vitello, benissimo. Messi, sì. Prendi i condimenti. I condimenti, che ovviamente ci vogliono i condimenti rumeni, che sono Però va questo. benissimo sale, pepe e... Questo No, quello alla fine si pure. No, mette, no? questo. Sì. Questo? E basta? Esatto. Ok. Di sale ci mettiamo veramente poco, ma perché già la verza di per sé è salata comunque sia, quindi andrete comunque ad aggiungerla poi se ci sarà bisogno, ma se no... No, Andrea, se c'è il forno a microonde non si possono fare, perché devono riscaldare, perché il forno a microonde attiva le molecole che stanno dentro il cibo, non vanno bene. Bisogna usare il forno tradizionale per poter fare queste cose. No, volendo la melanzana, Sì. dice. No, la melanzana si può Ah, anche bollire volendo. Cioè, la fai cuocere bollendo, poi la tiri fuori, la fai scolare dall'acqua che ha assorbito e poi la puoi condire come ti farò vedere. Quindi si può vedi, si può fare fare anche anche senza bollita. forno. Ah, vedi, vedi, dovevi chiedere a lei, io non lo sapevo. Le ricette sono sue, quindi io non conosco tutti i passaggi Cioè, bene. io la faccio al forno perché assorbe, cioè non assorbe acqua, di conseguenza, anzi, lascia quella che ha dentro la melanzana, tutto qui. Faccio un lavoro in meno, però. Io solo quello. Va bene, però hai visto, puoi farle anche bollite le melanzane. E se le fa bollite, quanto tempo devono stare? Quando si cuoce, fin quando la forchetta entra dentro e si toglie da sola senza fatica, lì ti rendi conto che è cotta. Fammi Allora, quanto ne metto di condimento? vedere tutto. Tutto, vai, mettiamo tutto il condimento. Allora, il condimento, in questo condimento c'è, giusto perché questo è fatto apposta, preso dal negozio rumeno che c'ha il condimento suo, che c'è sale, coriandolo, timo, pepe, zenzero, alloro, paprika, insomma c'è un po' di tutto in realtà. Bene, Più questo aromaci è metti, più gusto ci avrà. il... E più gnammi! La fai bollire prima, esattamente, la Sì. melanzana sì. Ora Mischia. mischiamo tutto, sì. Senza niente. Affinché tutto il condimento vada in ogni parte della carne. Ora ci sporchiamo le mani. Si vede? Si vede, si vede. E facciamo le polpette, no, scherzo, non si fanno le adesso. Mischiamo tutta la carne. E dopo il microonde quanto tempo domanda alla cuoca? No, nel microonde non le metti le No, melanzane. o bollite o nel forno, cioè nel microonde no, anche perché ci metteresti una vita, non ha senso, no. Quindi le fai bollite finché non sono cotte le melanzane, se non hai del forno. E quando la forchetta entra tranquillamente dentro la melanzana è cotta e la togliete. Poi vi facciamo vedere dopo appena è cotta il procedimento. Allora, ho capito male. Non ti preoccupare, vai tranquilla Andrea, tranquilla, non ti preoccupare. Allora, qua abbiamo amalgamato tutti gli ingredienti. Ok, adesso ci puoi aggiungere questa Ora ci aggiungiamo qui, composta. ok, aggiungiamo il riso con cipolla alla carne, insomma mi brucio tutto. Vai, Ma aggiungiamo. tanto comunque la carne è fredda, di conseguenza non ti bruci, basta girarla minimo. Nel modo giusto. Esatto. Allora abbiamo messo cipolla e riso nella carne e ora dobbiamo fare amalgamare il tutto. Ho il tempo che le metto tutte dentro, vai a posto. Puoi girare anche con il... Sì, Esatto, ora giro. così anche i bruscenti. Vuole che mi brucio stasera? Così ha deciso. Non ti preoccupare, vai tranquillo. Siamo qui a posto. Ora inizio a girare con questo, poi appena si è freddato un po' il tutto ci rimetto le mani dentro. Vabbè, comunque come quantità di riso secondo me ci siamo, Sì, eh? sì. Comunque va andata a occhio, nel senso che deve esserci un po' dappertutto, ma non abbondare troppo che copre il gusto della carne. Quindi. Quindi non mettete troppo riso, vabbè, vi piace il riso, ma non ne mettete troppo. No, vi fate troppe risate. Ah, ah. Non c'è morto. Vabbè, ora poi io Posso mi sudare toccherà la mano, le sì.
O se no ti metti il guanto. No, diciamo, mettiamoci, andiamo di mano libera. Ora mischiamo tutto per amalgamare, giusto? Esatto. Meno male che la carne sta nel frigorifero. C'è una bella sensazione di calore qui dentro. Un calore tiepidino che con questo tempo che c'è fuori va benissimo. Amalgamiamo il tutto. Ogni tanto sento qualche parte fredda perché la carne. Perfetto. Ora Senti tutto amalgamato? sento tutto amalgamato, tutto bello amalgamato. Ok, adesso prendi un piatto, pennello. Mi raccomando, prima di fare queste cose lavatevi le mani, eh. Fate a mani sporche che vi mettete lì e fate tutto. Che devo fare Allora, ti faccio vedere. lì? Ora lei ci fa vedere come. Ora facciamo gli involtini. La preparazione dell'involtino è tutta qua, niente di che. È più che altro la durata dell'involtino che ci vuole parecchio. La cottura. Dipende poi, esatto, dipende poi dalla quantità che andrete a fare, però mediamente per fare gli involtini uno non è che ci si mette per farne 20, ne fa un bel po'. Ovviamente se siete soli è un casino, però non è che non si può fare, si fa comunque. Questa è una ricetta che va mangiata in famiglia con tanta gente, se no Infatti noi abbiamo i vicini, quindi... noi la smerciamo ai vicini gli involtini. Smerciamo tutti gli involtinici. Bene, la carne è amalgamata. Vedete, bella amalgamata, perfetta. È compatta, quindi si vede comunque sia che non c'è troppo riso, non c'è troppa cipolla, cioè prevalentemente si vede la carne, perché è quello che deve essere anche dentro all'involtino. E quindi a posto. Sì. Allora, questa te la metti qua, Sì, prendo gli involtini, la la vedo. verza, però non la prendo tutta insieme, prendene poco, esatto. Allora, Prendiamo la verza. ti spiego. Questo soffitto. Prendete Allora, le verze più grandi. ne andrete a scegliere perché alcune non si butta via niente, quindi poi vi farò vedere cosa si fa con la rimanenza. Prendi un coltello. No, piccole. Allora, Un attimo, diciamo, ogni tanto fai un video. devo fare delle curate. Che devo fare io? Arrivo, mi devo sciacquare, asciugare. Eccomi. Ok, per fare l'involtino prendete la parte della verza, una ad una di foglie, però per poterlo avvolgere dovreste, cioè non dovreste, dovete tagliare questa parte qua. Perché se si vede, non lo so. Ok, è troppo grande. Di conseguenza, se andrete a fare l'involtino, a far girare su se stesso, si romperebbe. Quindi va fatto a uno, a ognuno di questi il taglio. Ok? In questo modo, anche se si piega, non si rompe. Perfetto. Va bene? Ok, vai, tutto qui. Però non lo Quindi qui. buttate No, quello, eh? no, no, non si butta perché si andrà a mettere come base per la cottura. Quindi, Mettilo nel piatto. no, qui ci andrei a mettere gli Ah, involtini allora pronti. devi un altro piatto. Quindi, adesso che si può piegare tranquillamente senza rompersi, possiamo iniziare a fare l'involtino. E fagli vedere tu il primo involtino come si fa. Così vedo anch'io. Sì, devo prendere un cucchiaio. Ah, non si fa con le mani? Sì, si fa con le mani, ma io con le unghie ci andrà Ah, ok. di olio, quindi. Si prende un po' di carne, si mette dentro. Un bel po' di carne. Allora, la quantità è in base anche alla Mi sa che devo grandezza mettere un po' più in alto della questo. foglia, si vede? Si vede come tutte In base anche alla grandezza della foglia, però io solitamente, da come mi hanno insegnato i miei, si fa in quantità grandi, diciamo così, quelle piccole noi non le facciamo. Poi se vai in Moldavia, lì le fanno piccole, 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 quindi noi no. Noi siamo rumeni, noi facciamo tutto gigante. Facciamo così, si deve chiudere bene perché se no si apre dentro la pentola e fa un casino. Poi ovviamente se è troppa carne che non riuscite a chiuderla, toglietela. Si va a chiudere così, lo vedi. E poi da quest'altra parte andrete a chiuderla bene bene. Ah, che si ficca dentro, ci fai il Esatto. buchino. Fin quando sentite che
È bella chiusa, vedete? Non c'è modo che si apra. Bella chiusa. bellezza! Ecco qua. Non E si ora? vede in live, North. Non si vede. Non si è visto? Non si... Vai, lo faccio vedere Bene. io allora. Allora, abbiamo detto, si taglia un Questa pezzo, no. questa no, solo le foglie grandi, quindi le piccole le metto da parte. Questa va bene? No. Neanche. Quelle più grandi, ne abbiamo. Abbiamo tanto di quelle foglie qua che voglio. Quella volendo va bene. Questa. Dico Allora, io l'altezza. lei mi dice la grandezza. Comunque le foglie più grandi sono, meglio è. Allora, si toglie questo, si prende un po' di riso, facciamo col Si cucchiaio allora che vede. si dà. Si mette il riso dentro, ok? Magari qua mi vedete meglio. La quantità è in base all'involtino, si fa un giro, giusto? Sì. No, stai No, già sbagliando. sto già Aspetta, sbagliando. faccio vedere. Si vede È lei qua? l'esperta del riso, delle È in ritardo. foglie ovunque, cioè abbiamo foglie dappertutto. Poi si fa così affinché da una parte sia già chiuso. Poi si va a girare. Lo sigilliamo, tra virgolette. E poi da quest'altra parte andiamo a chiudere. Non so, oddio. Non so se si vede. Ed ecco qua, bello chiuso. Un bel involtino chiuso. Io stavo scegliendo le foglie grandi in realtà, però questa va bene, sì? Sì. Togliamoci. Si è visto Andrea? Si è visto tutto? Che preciso. Hai visto quanto cazzo è brava? È bravissima a fare i involtini. Io non sarò mai al suo livello. Sicuro. Ora tanto sbaglio di nuovo, vuoi vedere? Va bene così? Allora faccio. Considerate comunque che il riso si andrà a gonfiare ulteriormente, di conseguenza non fatele troppo piene perché c'è il rischio che se no scoppino. Quindi mettete un po' meno piuttosto perché tanto comunque sia si andrà a Giro gonfiare. così, poi Esatto. chiudo qua, poi Sì. Ok. continuo a girare. Lo puoi tenere nella mano così ti aiuti. Ah, no, aspetta. Vedi, sta già. Allora, guarda. Io non l'ho mai fatto, voi sarete come me in Ah, realtà. così? E ti aiuti perché così facendo viene Ah, bella aiuta a stretta, girare, ok. esatto. Qua se è troppo lunga e di conseguenza, cioè se fosse fino a qua, esempio, la foglia è troppo perché fino a qua ci arriva nel mettere dentro la foglia, poi dopodiché se no rischi a far scoppiare l'involtino. Di conseguenza la vai a tagliare, non succede niente. Amarda, ciao, benvenuta. Aspetto con più ansia la vostra live che la disoccupazione. Oh, addirittura. E Oddio. Ah. poi lei va a mettere col dito dentro. Lei sta facendo tutti lei questi involtini, però vabbè. Beh, ne abbiamo da fare 50, quindi prima o poi li verrà anche a lui, dai. È bello chiuso, ok? Devono essere belli chiusi. Belli chiusi, quindi per Amarda che è entrata adesso, carne, non troppa. Così va bene. Io chiedo allo chef qui che lo chef oggi è lei, eh? Fai una piega, Tieni da me in la palmo. teniamo in palmo della mano, così Così. almeno faccio un giro, Ok. poi faccio uno di qua, giusto? Stendete sempre bene la foglia e andiamo a fare l'arravogliamento, Spingendo in dentro, spingendo in così fai dentro, forza sull'involtino. e poi questo lo ributto dentro. Esatto. E questo è esploso. Vabbè, ma non fa niente. Ma non fa niente. Ciao, il mio primo involtino. Ottimo. Il più brutto di tutti, tra l'altro. Andiamo avanti. Tu mi scegli le foglie grandi? Così almeno mentre io provo a fare gli involtini. Bravo Nord! Yeah! Dai, era bello. Vabbè, però per dirti la differenza, questo è il mio e questo è il suo è venuto meglio. Il mio è pure scoppiato, tra l'altro. Però vabbè. Prima o poi ci verranno questi involtini. Che poi lei fa tutto con la sinistra perché lei è mancina, ma io potrei fare con la destra, magari mi trovo meglio. E che mai l'ho visto che si fa così? Mi viene anche a me di farlo come lo fa lei. L'ho visto che lei lo fa in questo Spinge. modo. Sì, spingo, spingo. Ok. Spingo bene, giro. Vedi? E hai visto, non ho Non devi girato bene. andare sulla destra o sulla sinistra, devi essere comunque fermo perché hai già piegato quella foglia in quel senso, non ti puoi spostare. Ecco, è già un'altra cosa È un altro scoppiato, è due. scoppiata. Però togli la canna. Quando è troppo scoppiata potete aggiungere volendo delle foglie.
e poi vi farò vedere se succede Ah, c'è il qualcosa. trucchetto, vedi? Io non lo sapevo il trucchetto. Io tolgo un po' di eccesso. Allora andiamo, prossima voglia. Intanto tu vuoi fare altro, vuoi fargli vedere altre cose allora? Dovrei fare per l'insalata la rosa. Sì, Metto vabbè. a scaldare l'acqua. Vai, metti. Allora, mentre io cerco di non far esplodere altri involtini, Loredana parte con l'insalata russa. Parte con l'insalata russa, che l'insalata russa prima deve far bollire tutti gli ingredienti, che l'insalata russa ci vuole per farlo, se mi ricordo, carote, patate, poi Il pollo. il pollo. Ce l'abbiamo il pollo? Ah, bene, non abbiamo preso il pollo. Sono l'insalata russa vegetariana. Però aspetta, forse è il congelatore. Se non lo scongeliamo il pollo. No, non va scongelato, non ho cotto. E ne è esploso un altro. Yeah! Amore, sto facendo esplodere il primo qui. Fammi vedere che quindi... Questa, ecco. Questa puoi aggiungere una foglia piccola. E come la aggiungo? Riaprila. La metto qua. Mi fai vedere un po'. Sì, nell'insalata russa ci vuole il pollo. Sì. No, che tonno? Non con il tonno, con il pollo. Tu metti tonno dappertutto, Dark. Tu sei il tonnaiolo. Vado a vedere se c'è un pollo, Vai a ci vedere vuole se c'è un pazienza. pollo. Tra tante cose, perché abbiamo pensato tanto agli involtini, ai sarmale e quant'altro, che ci siamo scordati di insalata russa. Cioè, vabbè, ma tanto ce l'abbiamo in insalata russa. Invece no. Ma questo non entra. A me, io le faccio esplodere, perché a me non, questa roba qui non riesco a ficcargliela dentro. Come cazzo fa? Devo tagliarle un po'. Secondo me questo era quello troppo lungo che diceva lei. Ne sono convinto. Oh, no, è esploso anche questo. Io li faccio esplodere tutti questi involtini. Ce l'abbiamo? Abbiamo pure il polso, bene. Queste foglie le ho messe qua perché vanno bene per me? Ah. Spingi, troppo tagliato. No, no, l'ho tagliato giusto. Sì, ma tanto li faccio esplodere tutti. Finora nessuno si è salvato, nessun involtino. Andiamo il prossimo. Sta stupida verde. Ce l'ha con me. Perché la sente la mano del padrone. Che dice, ehi, ma tu non sei rumeno, vai giù, vattene via. Lascia fare tutto all'esperta qui. Ma esplosa già adesso! Allora, aspetta, fermati. Fermati, vattene via. Tutti Allora, quando è così che si, non secondo so se me. si vede qua, si è spappato, si può aggiungere un'altra foglia, quelle piccole magari, oppure tagliate a metà, così diciamo andiamo a coprire quel buco. Quindi questo lo andiamo a togliere. Lo Si metti mette la qua toppa. e Ah, e continua a continua a girare. girarlo. Tanto comunque poi, esatto. Vedi, esploso di Vabbè, nuovo. ma qua non fa niente, cioè. Ma non è troppo lungo? Se è troppo lungo lo vai a tagliare. No, troppo però. Basta. Basta, a posto. Allora, devi... Non ti faccio più. Tutti, come dici tu, Dark, tutti gli involtini sono condannati con me. Tutti. Spostati, Spostati. lascio tutto a lei. No, 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 devi andare. Non scappare. abbiamo detto fai te, quindi no. Allora, Visto che prendi. era troppo, prendi la foglia, metti la carne, un altro po', No. ancora, vai, questo involtino Vabbè, ma sarà, questo è grande. questo me lo mangio io, Allora, fai così. Fai fai così, questo è così. così, Non so se si vede. C'è una certezza. si vede? Poi. Sì, io lo vedo da là. Si è spaccata bene, quindi iniziamo. Ah, si è spaccata anche a lei, vedi? Ma perché è normale si spacca, cioè succede Non sono così. solo io. Poi qua questa Sì? prima la metti in questo, vedi? Metti così e poi così, Ah, ok. capito? Non spingi a caso. No, non spingo a caso. E io andavo a caso, andavo col dito, finché non riuscivo a entrare, io sarei entrato. Ok,
Invece no, nel buco bisogna prima cercarlo, mettere un po' dentro e poi finire il lavoro, giusto? Andiamo avanti. Poi qualcuno la interpreterà male sta cosa. Ma lei la cuoca o tu? No, in queste ricette è lei la cuoca. Io queste qua non le ho mai fatte, sono ricette sue. Col fai la foglia, bevi, amore, devo bevere. Ci hanno spammato un bevi. È vero. Oh, dobbiamo aprire un Un vino. qualcosa. Noi abbiamo sempre ribolla gialla, abbiamo bottiglie di ribolla gialla all'infinito. Ora beviamo. Apriamolo. Lo vuoi aprire tu? Stavo pensando male, immagina, figurati. Perché Perché? gli ficco dentro il dito e bla bla bla. Non si fanno Amarga, ci queste cose. sei? Se Amarga ci sei, c'è. batti un colpo. Non vedo. Allora ficco il dito piano dentro. Ho sentito il buco e ci Sì, ficco il certo. resto. Ah, vedi, ora sì che ho capito. Vedi? Ah, perfetto. Mi andrà a puttane Twitch, arrivo subito. Vai, Stefan. Guarda, sei arrivato proprio in cui, cioè quando apriamo il ribolla gialla. Ma si può, quando si parla di bere, tu appari magicamente. Tu fai queste spiegazioni, effetti. Faccio io, penso io. Pensaci tu. Vai, distruggi Questi la mano. troppi sensi. Vai, vai, lei apre. Ale! Ah, seguo io. Auguri, auguri ragazzi, auguri. Oggi è Stemor che Lurca. Questo vabbè, Dark oggi a parlare non va bene. Allora io intanto mi scelgo altri involtini. Qua diverse ce ne abbiamo a valanghe. Abbiamo una valanga di diverse. Beviamo, salute. Ah, chi l'ha spammato? Stemor, per te questo va bene. Bevi per Stemor. Due bevi, perché? Chi l'ha fatto il secondo? Non lo so. Ti faccio la dabba anche. Fagli la dabba. Fagli No, io la dabba. non so come si fa queste cose, ma no. E un altro bevi, eh. vabbè, dico di no. Si tratta di bere, qua beviamo. Beh, vai, continua, amore, se no qua. Questa è rotta. E le foglie rotte? Si usano per fare la base, non si butta. Foglie rotte e foglie piccole si fa la base. Che poi comunque sì, anche quelle piccole, se le volete usare potete, non è. Cioè, io uso la grandezza media più o meno così. Però dove vai, usanze che trovi. In Romania si fanno gli involtini giganti. No, no, no. No. Da parte mia, da dove sono nata io, insomma, si fanno così, però appena ti sposti in un'altra regione, ha un altro modo di farlo, anche come grandezza, magari usano qualcos'altro in più o qualcos'altro in meno. Amarda sta cercando di farci bere ma non sa. Perché Perché? deve cliccare sui punti. Ah, oh, vedi, Amarda stanno le treccine, se vedi, in basso a sinistra, dipende se stai sul Amore, non ti cellulare. preoccupare che si beve insieme noi. Che se stanno i punti canali. Ecco qua, mi è esploso un altro involtino, io lo sapevo. Tiè. Vabbè, senti, facciamo così, io faccio gli involtini perché non si capisce. Ecco, infatti. E tu pensa A all'insalata. guardarla. No, no, devi pellare le patate, le carote. Oh, brava, facciamo così. Ok, vai, ci penso io. Vai, io lascio. Mi tolgo il camice che non ho e lo do a lei. Io ho rotto tutti gli imbottini. Come è possibile, amore? Leggi pure la live. Ma non trova mai il buco, eh? No, non lo trovo quel cacchio di buco No, non dell'imbottino. trova niente di questo, il volantino. Di questo involtino, attenzione. Vado. Questa è brutta, Stefano. Aiuto. Allora, io devo pelare patate. Se dici gli ingredienti, magari. Allora, ingredienti per l'insalata russa. Patate. Poi, devi No, non lo sai. Qual è la... dirli tu. Non mi ricordo. Allora, vediamo se mi ricordo. Patate, Sì. pollo, carote, piselli E cetrioli sott'aceto. e cetrioli sott'aceto.
Benissimo, quindi io mi pelo le patate, mi pelo le carote, i piselli non li devo pelare perché i piselli non si pelano. Allora, devo cercare un coltello che, anzi, mi devo pelare le Sì, è la maionese, scusa, sì. patate. E la maionese, vabbè, la maionese penso che la sanno tutti che ci va. Poi metto qua accanto a tutti Devo quanti. legare i capelli, mi sa. Aspetta, perché io non dovevo fare niente, però. Avessi voluto non fare niente, succede qua. Perché Mi tocca. mi esce FF? Mi è impazzito il piano cottura. Vai, massima potenza. Parto con la chierica, hai visto? Hai visto c'ho la chierica? Sì. Lei se le è legate, a me mancano, siamo a posto. E io sto prendendo i capelli, la vecchiaia si fa vedere. Si fa vedere buttando via i capelli, dice no, tu i capelli non li devi tenere. Esattamente. Sgracchia? Che sgracchia? Lei fa gli involtini e io pelo le patate, quindi siamo a posto. Il lavoro importante lo fa lei, perché io non sono in grado. Quante patate ti pelo? Io qua ce ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va bene. Tutte 6? Noi abbiamo le patate con un po' di radice, ma si toglie, la radice si toglie, va bene lo stesso. Scorreggia il cielo, come scorreggia? No, ma forse è il piano cottura che fa questo rumore, perché il piano cottura fa un rumore strano. Come mai gracchia il microfono? Sta gracchiando il microfono. Colpa del forno, questa roba. Purtroppo usando il Ma perché hai microfono. messo la massima potenza? Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Il tempo che tu finisci le verdure da spellare, che è già arrivata la Ho temperatura. abbassato la potenza del piano cottura, magari adesso non gracchia. Fa le bolle. Si sente ancora il gracchiante? Forno il microfono gracchiato. Nope. Allora era il piano cottura, perfetto. Sì, era piano, perché il piano cottura c'ha il comando che va da 0 a 9 e poi c'è la P che è la massima potenza. Ora io P la do per power perché è oltre il 9. Quindi essendo oltre il 9, che cavolo. Power! Super power! Andiamo di super potenza. Io da buon aiutante cuoco, io pelo le patate. Mentre lo chef fa le cose serie, mi sembra giusto. Altrimenti qua che si fa? It's over 99. It's over 9000. Che tra l'altro c'è il comando di sound down. Lo tengo, vero? Ma mi pare che con i beat, quindi. Ma le voci come le sentite? Ci sentite bene? Ci sentite male? Mi ha perso la patata. Non prendo il buco, perdo la patata. Magari stasera. Stasera è così. Abbiamo pure la patata a forma di cuore. Guardate che bella. Sta suonando. La patata a forma di cuore. Bene, ma un poco lontano come voci, purtroppo. Abbastanza bene. Intanto sta suonando la melanzana che io con una forchetta ando a vedere se è morbida. Morbida deve essere? Morbida, morbida o. Devi uscire tranquillamente, senza problemi. No, un po' di problemi ce li ho. Allora aumenta di 10 minuti. Eh sì, questo qua dentro poi. Eh sì. Beh. Mettiamo altri 10 minuti alle melanzane. Quindi andiamo per un totale di 40 le melanzane. Poi cambia in base alla grandezza che andrà, che prendete. Sì, poi dalla grandezza delle melanzane dipende il tutto, quindi. E vabbè, sono giorni e giorni. Giorni in cui cascano le patate, ti sfuggono di mano, che dobbiamo fare? Non prendi i buchi.
E oggi è tutto negativo. Bene. E all'ultimo? Sì, le patate. Le ho fatte tutte. E si sente anche un po' di musica bimbambera? E via, le patate tutte belle fatte. Allora, carote. Tutte? No, tutte no. Quale intanto sei? Vediamo. Non c'è una quantità precisa. Che sono quelle grosse? Vai a occhio. Sono delle belle carote giganti. Poi pure le carote mi sa che in base alla grandezza. Sì, Come tutto. Perché in cucina la grandezza conta. Che credete? Una carota è andata, via. Aspetta, ci devo togliere capa e culo però. Sono troppo forte a pelare la carota, vai giù. se no non Carote. Ecco, vedete che lui. Carote, carote. Qua sto pigliando le carote più grosse che ci stanno. Che la carota più grande è, più buona è. dove sono i muscoli che ti vantavi tanto? Quali muscoli? Chi ha mai detto dei muscoli? Coltello. Che serve a me? Ci dobbiamo palleggiare il coltello. Intanto scelgo sempre carote più grandi, sempre carote giganti. Il carotaro. Gli faccio pure i giochetti con le carote, le me ne passo. Ale, ale! Mamma mia, pure il giocoliere! Pappa para para pappa para con le carote. Siamo i giocolieri delle carote. Non ti sto dando la carota. Vuoi la carota o il coltello? Coltello e carota. Questo per la patata è fortissimo, però per la sola volata, sì. Facciamo come quei video che sta quello che pela. Fium 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 fium. Che giocoliere! Hai visto? Continua a fare il giocoliere. Col coltello puro devo fare il giocoliere. Quante carote ti ho fatto? 1, 2, 3, 4. Vabbè, te le faccio tutte a questo punto. No, fanno altre due. Per questo dice, perché ne avanzano. La quantità degli ingredienti deve comunque essere più o meno uguale. Sì, perché non è che potete fare 10 patate e una carota. Se fate, dovete fare gli ingredienti più o meno della stessa quantità. Se fate appunto 10 patate, ci mettete, poi dipende dalla grandezza della patata, come al solito. Sempre la grandezza degli ingredienti. Vi devo lasciare prima Nort. Se no, oggi non mangio nulla. Già vedere voi è un monte di fame. Vai. Alla prossima. Se no, se ce la fai a collegarti anche dopo, Andrea, tranquillo. Ci vediamo dopo. Che qua il fatto è lungo. La live sarà un po' lunghina oggi, mi sa. Comunque, ciao, buon appetito. Ci vediamo dopo. Vai tranquillo. Io ti rubo il coltello. A posto? No, con le carote. A posto con le carote. Carote e patate sono andate. Ti faccio pure la riga. Carote e patate sono belle che andate. Poi che devo pelare, che devo fare? Allora, adesso metti le carote, le patate a bollire insieme al pollo, perché più o meno ha la stessa cottura. E Ma il poi pollo è all'ultimo ci congelato. aggiungi i piselli, anche se è congelato ve lo voglio, tanto comunque nel bollire È andrà. pollo questo. È pollo, è pollo. E poi sta solo la carota, esattamente. Andrea, ciao, sgranchirsi, l'avevo letto e mi sono sgranchito. Se ce la faccio, ok, ripasso dopo. Vai Andrea, tranquillo. Al massimo mi rivedo alla fine offline. Vai tranquillo. Ok. Ok.
Dark Triardino. Allora, intanto deve bollire l'acqua ancora, non la salo? No, l'acqua non si sala, eh? Non si sala l'acqua dove si fa bollire il Cioè, tutto. volendo potete, però non, cioè io non lo faccio perché tanto poi andrò a condimentare il tutto da cotto. Tutto a cotto, poi dopo si sala. Io intanto aspetto, nell'aspettare io faccio un balletto, che faccio? No, no, puoi già buttare tutto. Ah, butto tutto? Anche che non bolle? No, va bene. Allora, pollo, che noi vabbè lo teniamo congelato perché ci siamo scordati di tirarlo fuori. Tanto quello a bollire si cuoce. Pollo, poi che hai detto che metto? Tutto questo che hai qua. Tutto, ma lo taglio un po' però. No. No, perché tanto comunque andrà a Tutto cuocere. intero. Quindi l'acqua scende, butta tutto. Vai. E ma voi non la vedete la pentola con l'acqua, vabbè. Tanto è acqua. Tanto c'è acqua, patate, pollo e carote, via. Mettiamo tutto dentro. Tutto dentro. Il buco della pentola è grande, quindi questo l'ho indovinato. Questo sono riuscito a mettere tutto dentro. E poi piselli, eh? Sì, però quelli vanno all'ultimo, cioè Guarda. 10 minuti, un quarto d'ora prima che finisca la cottura di tutte Intanto tiro fuori. Tiro fuori i piselli, non il pisello, attenzione! Che è diverso. Queste le butto se le ragazze. Attenta a dire. A posto. E io che faccio? Vado a mangiare, vai Daniele, buon appetito anche a te. Buon appetito, noi intanto continuiamo, ci vediamo sicuramente dopo perché qua il fatto è lungo. Io ti guardo. Sì. Io Sposta guardo. questo. Giusto. Butti via questo. Diciamo via tutto. Amarda, se ci sei, batti un colpo. Amarda, Amarda ci sei, perché se ci sei ti spiego, se sei col telefono o se stai col computer, ti dico cosa devi fare. Dipende come stai e ti dirò che fare. O sei andato a mangiare anche tu? Non so se sta andando così. Sì, si vede. Bene, io intanto niente. Ti taglio qualcosa? Vedete, da una live che doveva essere, che io dovevo fare tutto, è diventata che io guardo. Perché non sono in grado di fare gli involtini. Per niente proprio. E lei era andata a farsi le unghie, tutta bellina, ha detto tanto io stasera non faccio niente, invece no, ha detto levati davanti al cavolo che non sai fare niente, a me ne ha detto, e in effetti c'ha ragione. I bottini è una cosa sua che sa fare benissimo, io non mi riesce per niente. Allora, giusto per dirvelo, per fare un ricapitolo, facciamo tre ricette, sarmale, ovvero involtini, carne, riso e cipolla, diciamo così. Poi stiamo facendo un'insalata russa con patate, carote, pollo, piselli e cetrioli sott'aceto, che stanno i cetrioli sott'aceto. Ve li faccio vedere, tra l'altro, che sono questi. Ovviamente i cetrioli devono essere belli grossi, ma in realtà non devono essere grossi per forza. No, Devono essere sott'aceto, sott'aceto. che questi sono pure conditi, però vabbè. Cetrioli sott'aceto per l'insalata russa. Che bei cetrioli, belli. E poi, oh, le melanzane, vedi? Stavo per nominarle e hanno suonato. Le melanzane, cipolla e maionese, che andiamo a fare una specie di crema, giusto? Sì, una mousse. Una mousse, una salsa, una crema. La salsa no. Dipende dalle melanzane, aspettate, non ci date.
Tipo, c'è una melanzana super gigante qui che non si fa, non si fa. Lascia, ecco. Non abbiamo fretta. No, no. Fretta non ce n'è. Vai, le ho girate. Ti do altri 10 minuti. Quindi andiamo per un totale di 50 adesso con le melanzane. Signori, signori e signori, 50 minuti per le melanzane. Pickle Rick, esattamente. Se era Pickle Rick era fregato, adesso ce lo mangiavamo. Daniele, in tutto ciò, tu ti vuoi prendere Cyberpunk, ma dove te lo vuoi pigliare? Sulla PlayStation 4? Perché ho letto che sta dando non pochi problemi sulle console vecchie generazioni. Console. O ti sei comprato una PlayStation 5 e non ci hai detto niente? Perché me lo aspetterei. Tu sei uno di quelli che ha comprato le 3000 PlayStation e ora le sta vendendo alla gente a prezzo triplo o quadruplo. Ammettilo. Lo so che sei quel tipo di persona. Ti vado pure male. Signor Daniele, intanto è velocissimo fare il voltino in originale, hai visto? Ha quasi finito tutto il ripieno. Poi se avanza il ripieno comunque lo potete congelare e utilizzarlo la volta dopo, insomma. Avete sentito tutto? Non credo. Perché lei c'ha la voce molto bassa e poi è anche lontana rispetto al telefono, quindi magari non l'avete sentita. Bene, io niente, sto qua e basta. Mi faccio una bevuta. Il mio gusto, eh? Sì. Alla salute vostra. Salute. Nel dubbio bevi, esattamente. E non tengo niente da fare, che devo fare? Almeno bevo, mi metto qua. Dietro di te, ciao. No, si deve spostare. No, mi devo pure spostare, non posso neanche stare in mezzo. Io so che volevo disturbarla abbastanza. Not beef. Mentre gli altri lavorano lui beve. Esatto, è così che fanno i napoletani. Stiamo. Vedono gli altri lavorare e fanno: ah, guarda quello come lavora. Ma fai bene. E bevo. Allora io mi metto qua, che non mi posso mettere perché sennò lei mi cazzea. Dice che sto in mezzo. E bevo. E ragazzo, così mi faccio vedere mentre bevo da voi. Per dietro di voi. Ciao. Sto attaccato a lei per bere. No. Non è ribolla gialla, non ha ancora fatto effetto, ci vuole tempo. Anche che ribolla gialla è tranquillo come vino, quindi... un vino spumantino. Ogni tanto potrei tagliarmi però le carote per la melanzana, no? Le carote? Cioè, le cipolle. Sì, però dove? Napoli Be Like, timbri il cartellino e scappi, esatto. Oppure lo faccio passare all'amico di fiducia. Esatto, anche quello. E succo di... Che succo possiamo bere oggi? Che succo è? Che succo possiamo dire che è questo? Di mela no, perché è troppo chiaro. È succo di acqua. Io avrei voluto tagliare le cipolle per le melanzane, ma non posso, sta lei sul tagliere, mannaggia. Che peccato. Quanto mi dispiace non poter lavorare. Succo d'ananas anacquato, mamma mia. Vedete, ora lei ha preso questo involtino che era rotto, ci ha messo un altro involtino, un'altra foglia di verza e l'ha fatto. Vedi, questi sono i trucchi del mestiere. Ti sta odiando. No, no. Lei mi ama e basta. Vero? Sì. L'ha detto ridendo, quindi non so se è vero. Cheat del mestiere, esattamente. Cheat! Tu sei cheat! Vabbè, io faccio fin quando... Fin quando c'è il ripieno. Fin quando abbiamo le foglie, più che altro. Ma le foglie ci stanno, no? Sì, però devono essere... di un certo tipo. Che le foglie devono... Ah, ora hai fatto un giro diverso, però. No, puoi fare come...
Ah, fai giri come vuole. Vedi, prima ci insegna a fare un giro, poi ne fa un Basta che altro. dall'altra parte sia chiuso, dall'altra che tu non riesca a chiudere. Foglia? Le foglie di verza. Sì, le chiamiamo foglie. Come le chiamate voi gli strati della verza? Sono foglie, Ormai sono diventate no? foglie. Ormai sono diventate foglie. Foglie ovunque. Fai un tour della casa, no, non lo posso fare, sta attaccato. Vai a ritrovare la posizione perché io qua la chat ce l'ho molto ritardato. Poi no. Wow. Tour della casa facciamo la prossima volta. Promesso. Che scuse? Devo andare a spostare la macchina. Se volete vi faccio vedere il cane. Me lo metto qui sul fuoco, sui fornelli. Eccolo qui, ce l'abbiamo. Ciao amore, come ti chiami? Esce la mitica Jazz. Lei mangerebbe tutto. Ora guarda, annusa, guarda tutto e dice, ma quasi quasi! Quasi Ciao. quasi mi mangio tutto. E sta guardando cosa può mangiare in realtà. Dice, vediamo cosa io posso mangiare da qua sopra. Ma che pelosina, una super pelosona, altro che. Però la cosa buona degli Shih Tzu è che non perdono pelo. Lo Shih Tzu non perde pelo, quindi se volete un cane che non perde pelo, prendetevi uno Shih Tzu. Non perde pelo e poi in realtà è un peluche perché sta ferma lì, mangia e dorme. La porti giù un paio di volte al giorno, ma a volte anche uno è capitato. È capitato non tante volte, perché non è che. Però magari quando piove tanto, perché poi lei non si vuole neanche bagnare, quindi insomma, tranquilla e tranquillissima. Ora fa 5 anni a marzo, quindi 34. Sì, Sì, purtroppo sì. è più grande di noi e gli facciamo fare cose come i bambini, però. Il cane, sì, diciamo che ogni anno del cane sono 7, quindi si trova. E mi sembra è diventato bravo in matematica. Da quando sta facendo lezioni online è diventato bravo, dai, sta studiando. Ah, allora sì. Oh, il ripiano degli involtini è quasi finito. Ci siamo quasi! Abbiamo quasi finito! Abbiamo! Ah! Bravo Stemmo, studio sempre io. Ho tutto 10, certo. Ci crediamo. Sono un secchione di merda, va bene. Che stai sempre su Counter Strike. Giochiamo a Counter Strike. Bene, bene. Dopo vi faccio vedere il piatto. Vabbè che lo vedete da qua. Che sta qui il piattone delle verze. Degli sarmale. Perché i sarmale poi alla fine sono questi, sono gli involtini. Sì, certo. Ci crediamo, Stemmer. Facciamo come Viatic. Vogliamo le pagelle. Vado a magnà. Adios. Ci vediamo dopo, Stemmer. Adios, a dopo. Tanto qua il fatto è lungo. È lungos. Se ci sei, ti aspettiamo dopo. Vedete, io sto qua fermo. Io chiacchiero. Chiacchiero e basta. Poi dopo mi picchia, dice tu non hai fatto niente. Magna uccello. Che poi Stefano mangia poco perché essendo un uccello, un uccellino, mangia anche come un uccellino. In realtà no, mangia come un maialone, mangia qualsiasi cosa. Ale, abbiamo finito. Ale, ah, mamma mia, è stato difficile fare questi involtini. È stata lunga e faticosa la cosa. Mamma mia. Bella vita, eh! Mangia semini, sì, Stemor mangia semini. Ah, l'ultimo involtino è quello più impegnativo. Ah, lì, bello fatto.
Lei lo trova subito il buco, io no. Io non sono stato capace di trovare questo buco. No, dell'involtino, amore, non guardarmi male. Il buco dell'involtino. Ok, abbiamo finito. Ah, abbiamo finito. Vi faccio vedere. Guardate che bel piatto di... Ah, zan, 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 zan. Ma è questo che ti faccio? Una bella piramide di involtini. Intanto il forno suona. E il forno suona. Per le melanzane. Io direi che mi sembrano fatti, a parte questa non ce n'è una che non mi convince. Vabbè, tira fuori gli altri due e non c'è l'altro. Allora, tiro fuori le melanzane, una, due e la terza, e la tengo un altro po' in forno. Perché per me non è fatta, gli do altri 5 minuti, tocca. Allora. Bene. Quindi. Ma dov'è Shani? L'abbiamo messa giù. Mi sta venendo fame. Poi i voltini li mettiamo qua, vicino alle banane. Le vedete le banane? Le banane bisogna averle sempre, ricordatelo. Bene, ora. Melanzane. No. No. Allora, prendi questa, la fai raffreddare. Perché sennò ti bruceresti, perché nel tagliarle poi per toglierle a pelle ci esce molto liquido che è bollente ovviamente, quindi lasciatele riposare affinché non evitate di bruciarle, insomma. Ma tutte e due? Tutte e due, certo. Vedi? Esce l'acqua bollente, sì. Bruceresti. Prendi la pentola che si era detto con i motivi, guardati qua. Ecco, mi fa lavorare. Sì, basta. Ci ho fatto tutto io. Involtini e banane, bella combinazione. Ok, adesso ci metti l'olio. Lo volevo asciugare qua. Ci abbiamo la carta? No. Abbiamo più la carta? Sì. Questa casa non abbiamo più niente. Beh, ora posso bere. Ah, ora beve lei. Dice, bevuto tu fino a mo, non bevo io. Alla faccia tua. Aggiungerò. Allora, pentola. Accendo. Vabbè, che succede? No, troppo. 5, 6. 5, 6. Metti l'olio. Allora, il fuoco medio, Noi teniamo il parametro nostro è da 1 a 9, quindi 5. Ma no, vai. A di olio abbondiamo. Perché praticamente questa è la base per far cuocere gli involtini, quindi più grassa è meglio è, perché va ad ammorbidire l'involtino, la versa, tutto quanto, insomma. Di olio abbonda! Aspetta, fammi pigliare l'altro coso di olio. Di olio abbonda. Che noi poi per farlo cuocere ci aggiungeremo solo l'acqua. Nient'altro. Quindi. Vai, basta. Allora. Ale. Qui sono tanto olio sul mezzo. Ora vai a tirare la cipolla. Vado. Dove vado? Della signora accanto. Quante è queste qua? Adesso queste? Sì. Pezzettoni grandi, quanto però? A quadretti. Faccio così, così? No, ancora. Ancora qui. Qua e qua. Okay. Ancora. Ok. E ora puoi tagliarli. A metà. No, a tre. Esatto. Ok. Ah, così. Allora, un po' più piccole volendo. Allora, le cipolle queste vanno tagliate abbastanza grandi, Non troppo. Ora questa era piccola. Vabbè, tanto lo vedete, no? Da qui quanto è grande. Penso sì. Comunque bello Twitch 2077. Hai visto? Allora, tagliamo le cipolle. 1, 2, 3. 1, 2, 3, vai. Facciamo. Cerchiamo di essere più precisi possibili. Se no lo chef mi picchia. Lo dico, lo chef picchia, mega. Non è vero, è stato vero. Daniele, tu intanto non mi hai risposto alla domanda di Cyberpunk, Sei sicuro di volerlo prendere nella PlayStation 4? Sei sicuro?
cotte? Le altre le lasciamo per le melanzane. Dimmi. Adesso. Ora. Io forse lo prendo su Stadia, ma fai bene, Dark. Dimmi. Puoi spegnere il fuoco? Ah, si spegne. Perché ci butti la cipolla, però ci deve buttare anche la verza, che non deve cuocere, perché noi facciamo adesso l'assemblaggio della pentola. Quindi mettiamo tutto quanto insieme e poi andrà a cuocere tutto quanto insieme, né prima né dopo, niente, nulla. Quindi possiamo comunque riscaldare l'olio giusto un po' affinché la cipolla, quando la mettiamo, diventi un po' dorata, non lo so, comunque. Tutta la cipolla. Più dentro. Ora gira un po', perché come base ci deve essere la cipolla, ok? Qui ci potete mettere un po' di sale e pepe volendo, quindi qui possiamo metterci. Quindi lo metto? Qui sì. Ma perché sale. Poi aggiungendo l'acqua si va a diluire comunque. Vediamo queste seconde. Pepe. Se ce l'abbiamo anche pepe a grani, ah, è meglio. Non ce l'abbiamo. No? Peperoncino, ma uguale. Vuoi il peperoncino? Sì. Pepe, sale, non ne metto troppo. Un po'. Cioè abbiamo quella melanzana che sta lì dentro che non si cuoce mai. Io forse lo prendo tanto, se lo prendo per la 4 ce l'ho anche per la 5. Ah sì? È così che funziona? Adesso. Sì, vabbè, ma se lo cominci, cominciamo sulla 5 direttamente però. Ma a questo punto siamo più per giocare la precisa. Anche. Abbiamo quello. Anche la produce. Non è tanto delicato. Poi tutto ciò abbiamo il peperoncino data dalla vicina, perché noi, dato che ogni volta che facciamo ricette, cose, offriamo roba a gente, anche la gente poi ce la porta a noi, quindi abbiamo il peperoncino della vicina. È un dare a vero. È un dare a vero. Quanto metto, un cucchiaio così? Sì, mischia tutto. Basta? Sì. Il peperoncino della vicina. Vai. Basta. Ladro, ladro. Westport! Che se magna, oh! Buonasera, ma non stai a faticare? No, io sì, ma alle 5 la prendo a febbraio, se c'è, va bene. Yes! Quindi ero un attimo di stoppete. Stiamo facendo tre ricette rumene. Stiamo facendo gli involtini, chiamati anche sarmale in rumeno, giusto? Il suo nome è rumeno. L'insalata russa, ti guardo lo stesso, ma quanto sei bello, grazie. L'insalata russa e poi stiamo facendo le melanzane con cipolla e maionese. Che però una melanzana non si sta cuocendo, non si vuole cuocere, è proprio una stronza. Quindi per ora, e quant'è che sta dentro? È più di un'ora. O abbiamo raggiunto l'ora adesso con una melanzana. Abbiamo fatto gli involtini che stanno qua. Toh, guarda quanti involtini abbiamo, insomma, li ha fatti lei, perché a me, io non sono stato in grado di fare questi cazzo di involtini, che c'è tutta la tecnica che la sa fare lei. Tutto una porzione per due, ovviamente. Come va, ti rompi il cazzo, ti mangi? Sì, ma infatti questo è per due, vedi, tutti questi involtini ci mangiamo solo io e lei, ma tutti stasera poi, vero amore? Ci abbuffiamo di involtini. L'involtini, perché questo è solo l'antipasto, poi abbiamo l'insalata alla russa, poi abbiamo la crema con le melanzane, a posto. Okay. Allora, queste le mettiamo di qua, ci abbiamo messo cipolla e peperoncino. Non perché caldo, quindi, e lasciata. Adesso. E che cuochi? Adesso, andiamo avanti. La versa? Si è avanzata, sì. La tagli? Sì. Cioè tutta, almeno quella sì. La taglio a scifonata? Spiegatemi. Scifonata tutta. A quadretti. Sì. Okay. Come la cipolla deve essere tagliata, perché è la stessa cottura, quindi... Ok, quindi adesso tagliamo la verza che ci avanza. Come base, non so se si vede qua, come base per la cottura. Perché questo fa sì che... Vai dopo, dai, buon appetito. Non si bruci l'involtino, che abbia una cottura omogenea e tutto quanto. Fa da protettore. La base protettrice.
protettrice, o cazzo. Non, non abbiamo modo di girare il contenuto dentro la pentola, di conseguenza questo fa sì che non si brusci e poi vi farò vedere come girare tra virgolette l'involtino quando è dentro, perché se voi mettete la forchetta dentro non ci vuole, per girarle non spacchereste tutti gli involtini, quindi no. Vai, che vedo tutto. Metto ora, dentro? Sì. La distribuisci dappertutto, vado a mischiarsi con la cipolla. Ah, dopo devi girare? Sì, sì. Lo buttiamo tutto dentro, tutti i involtini rimane. Addio! Addio, addio! Ma tu hai già mangiato, Daniele? Sei stato tu lo stemor della situazione? L'uccellino della situazione? Ok, questo può bastare perché... Questo non allora? Sì, 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 però alla fine, vabbè. Un trovetto adesso? Ah, adesso te ne utilmente? No, servirà poi alla fine. Quindi inutilmente no. E tutta la mesa sta là? Quella la possiamo conservare. Ok. Ma quindi adesso mi sto tagliando anche la verza finale. Mi sono anticipato il taglio della verza finale. Ok. È tipo panino, che parte con la verza e finisce con la verza. Mi si è bloccato il tell me why.
Così? Ecco, scusatemi, si era scaricato il telefono, eh? Si era spento tutto, che non ha retto la live per tutto questo tempo il telefono. Tu cazzo telefono! Mi sentite, vero? Tutto a posto? Belle le ciabatte, le tue, che mentre mettevi lei la telecamera. Grazie. Grazie per le ciabatte belle. Vabbè, allora. Ci sentite, vero? Questo stavo chiedendo. Ci si sente, ci si vede, tutto a posto? Non devo rispondere. Ok, sì, tutto a posto. Sì, allora, tutto a posto. Andiamo così. Dimmi la meno zero. E cosa? È una. Ma mi pare di sì. Guarda, questa qua pure. A posto? A posto. Ce l'abbiamo fatta a cuocere tutte le melanzane, finalmente. Facciamo raffreddare. Facciamo raffreddare le melanzane. Diciamo. Queste li mettere te come base. Tutte. Ah, ok, la rostinciana o le costolette, le costine del maiale si mettono a fare tipo un disco. Poi tanto ve lo facciamo vedere adesso appena si fa, appena si è finito. Tutto con l'osso perché uscirà fuori dall'osso, nella cottura, tutto il buono dell'osso. Buonasera, buonasera Peppe, buonasera a te. Ora stiamo mettendo tutto questo, facciamo la copertura.
No, no, devo fare io. Eccoci, ci risiamo? Forse. Ci risiamo, tutto a posto? Si vede? Aspettate, fatemi fare il blocco. Oh. Si vede, a posto, ce l'abbiamo fatta. Nel frattempo, mentre abbiamo avuto un po' di problemi tecnici col telefono, la ricarica e quant'altro, abbiamo messo i piselli a cuocere insieme alle patate, le carote e il pollo. Ma perché ha finito quasi la cottura, mancherebbe più o meno 8 minuti. Di conseguenza la cottura giusta per rimettere anche i piselli, si mettono in finale. E si mettono in finale i piselli, l'avevamo detto prima, a posto. Stavamo facendo gli involtini sulla carne appoggiando, continuiamo a fare giro giro? Sì. Quindi abbiamo fatto un primo giro degli involtini sulla carne, vado negli spazi vuoti, ah no, altra carne. Ah, si fa strati, tipo lasagna. No, 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 metti nei buchi. Metto nei buchi la carne, sì. A posto. Qua, così. Tipo fiorellino. Questo taglio. Dai, dai. Maron. Ma deve dare gusto. Ma deve dare tutto gusto, gusto gustoso. È tutto molto pesante. Non è niente di light. Che a noi ci piace la roba pesante. A noi ci piace andare pesante. Ecco qua. Va. Ora puoi mettere il voltino. Ora si può mettere i voltini sopra? Sì. Volendo puoi fare anche un altro strato di carne di verza. Ah, ma tutto diverso. Solo se uno lo vuole. E lo vogliamo noi? Ce l'abbiamo. Visto che ne abbiamo tanto, sì, perché no. Ma sì, noi abbiamo la verza e facciamo un altro strato di verza, ma che ce ne importa? Vedete, strato di carne, giusto per vedere il come era il lavoro prima, come lavoro adesso. E ora un altro strato di verza. Non troppo perché. Non troppo, se no la pentola è quella che è. Esatto. Si pigia. Ok, poi mettere. E mettiamo gli altri involtini. Sempre la chiusura verso il basso, sempre un paio di millimetri l'uno dall'altro perché andrebbero poi ad allargarsi un pochettino visto che c'è il riso dentro. Com'è? Sono troppi. Sono troppi involtini? Sì. Vabbè, ovvio. Noi facciamo sempre troppa roba. Va bene, però non troppo. Va bene, ma non troppo. Niente, un altro Un altro? Sì. A posto. Dovremmo fare due pentole. Abbiamo fatto troppi involtini per la grandezza della pentola. Non si possono mettere sopra così? Non si possono mettere sopra. Qua che dobbiamo mettere? Ora ti spiego. Ora mi spiego. Ora ci spiega che mettere. Metti questa. Ancora verza. Perché nel finale si mette. Cucu! Non capisco dove. Si mette la verza affinché faccia pressione sull'involtino, perché quando ci metteremo l'acqua, il riso, la carne, tutto quanto tenderà a gonfiarsi. Di conseguenza, questo fa in modo che facendo pressione non gli dà modo di aprirsi. Quindi lo tutela, diciamo così. Tutela gli involtini. Sì. Tuteliamo gli involtini, ragazzi. C'è una petizione, tutela l'involtino. Ecco, ora così l'abbiamo tutelato abbastanza. Ok, pigiamo giusto un po', non troppo. Poi abbiamo coperto, non so se si vede. Sì, sì, si vede. Ok. Sì. Tutta la faccia del piatto. E si taglia altra carne, tanto per cambiare. Questa non è altra carne, però. Però questo è un altro tipo di carne. Questo è il. Aspetta, come si chiama? L'avevo detto prima. Ce l'avevo detto.
Lasciavo in testa. Aspetta che ti dico. Il pastrami. Questo è pastrami. Pastrami. Il pastrami, la mia pastrami. Un altro tipo di carne affumicato, sempre comprate dal negozio rumeno, perché oggi è tutto, andiamo a tutta Romania, Romania a tutta forza. E questo non ha osso, non ha niente, quindi si va a tagliarlo tranquillo. Tutta carne magra alla fine, quasi, diciamo così. E la andremo a mettere qua. E facciamo un altro strato a giro. Ma perché dà molto gusto e male non fa. È molto saporita. Andrea, buonasera. Sì. Involtini Live Matter, esattamente. Andrea, hai mangiato? Che ti sei mangiato di buono? Hai fatto anche tu gli involtini? Abbiamo avuto un po' di problemi in live prima perché sto telefono mi si è scaricato. Ora però sta caricando. Allora forse quando l'avevo attaccato sotto carica non era attaccato bene. Ma adesso va. Va più veloce la ricarica dello scaricamento. Andrea, che ti sei mangiato di buono? Dai, dici che questa è tutta una live magna magna. È tutto un magna magna sta live. Mi sono mangiato un po' di minestra in brodo e due würstel. Ottimo. Foglie di alloro. Foglie di alloro. A loro, non a noi. Allora, vedete lo strato di carne messo qui? Sì che lo vedete. Ok. Poi, con i cauti, buono. Le foglie di alloro. Dove stanno i buchi? No. No, si mettono. Si mettono in bocca. Perché danno tanto gusto e serve. Danno tanto gusto. Perché noi altro oltre a questo non ci aggiungiamo niente. Ok. Nulla. Solo l'acqua, perché bolliranno nell'acqua, essendo già salata abbastanza le foglie. Io non ho una cuoca come hai tu, dice. Buonasera, zitta. Ecco qua. Poi un po' di pepe, ma perché noi non ce l'abbiamo in grani, ce altrimenti l'abbiamo messo poco, quindi il pepe mancava a priori, quindi ce lo possiamo mettere. Mettiamo pepe? Sì. Pepe sì. E pepe sia. Il sale no, mi raccomando, perché la carne è già salata. La carne è salata e la verza soprattutto, essendo il salamoia, è molto molto salata, nonostante l'abbiamo sciacquata, l'abbiamo risciacquata 3000 volte, comunque rimane sempre salata. Conseguenza, meglio poco e andiamo ad aggiungere se mai sentiamo una mancanza, ma se no niente. Ok, e adesso possiamo farla partire con la cottura. Ci mettiamo l'acqua? Sì. Quindi la spostiamo sul fuoco, ci aggiungiamo l'acqua, non importa che sia calda perché tanto andrà a bollore da sole e tutto quanto, è un tempo di cottura di circa 2 ore, di conseguenza va a bollire da sola e farà tutto quanto da sola. Ma copertura deve essere l'acqua? Deve coprire di almeno 2 dita l'involtino, l'ultimo involtino, l'ultimo strato dell'involtino. Quindi sì. Quindi dobbiamo riempire tutta la pentola. Tutta la pentola. Ci abbiamo già messo l'olio come principio, come base. Di conseguenza verranno belle morbide. Lei sa ormai. Cioè io parlavo al femminile perché da noi sono femminili. Sono femmine le sarmale. Sì. Non è insieme, no, Google, stop. Non è maschile, ecco. No, fermati, non ti sto dicendo niente, va bene così? Vabbè, ci va la pentola. La pentola? Il tappo? Coperchio. Sì. Ehi, Google, riprese, bandata, basta. Coperchio, intanto io sto litigando con Google. Accendiamo. Questo è troppo grande. E deve cuocere a fuoco basso però, perché essendo che cuocerà per almeno 2 ore, deve essere basso, sennò si brucia tutto sotto e non cuoce niente. Lasciamo sempre uno spiraglio, non copriamo del tutto. Lo spiraglio ci deve essere perché così facendo va ad evaporare l'acqua in eccesso del riso, della carne, tutto quanto. E ora basta, noi abbiamo finito. E intanto mangio. 2 ore più o meno, mediamente. Comunque è venuta una pentola intera, grande. Sono avanzati anche. Chi è?
Ah, sono tre anche i bottini. Li potete comunque congelare, così poi li scongelerete e ne farete altri. Presa, bottino, carne, si può congelare comunque tutto. Non il frigo però, il frigo no, perché durerebbe pochissimo. Qui è da controllare se è già cotto tutto. Allora, il sarmale, la preparazione è finita. Sì. Quindi adesso va la cottura, che come dice appunto il mio amore, ci vogliono almeno 2 ore perché deve cuocere tutto e quindi... Dark, stavamo dicendo che abbiamo finito la preparazione di sarmale. Buonasera Ricky, bellissimo, buonasera. Bentornato. Che hai mangiato di bello? Troppe domande, troppe cose tutte insieme. Finito il sarmale, dobbiamo controllare i condimenti dell'insalata russa, se sono fatti. Allora, le patate mi sembra di sì. Le carote, sì, vabbè, carote e patate, figurati. E il pollo? Anche. No. Non sono sicuro con il pollo. C'è parecchio. No, il pollo non ancora, quindi teniamolo ancora. Lasciamo ancora tutto dentro, anche perché il pollo l'abbiamo messo congelato, quindi ci vorrà più tempo a farsi. A trippa! Ti sei mangiato la trippa? No, non c'è trippa. No, lui se l'è mangiata. Ah, ok, scusa. Ma tu nell'insalata russa cosa metti? Tonno o pollo? Dice Peppe, io non l'ho mai fatto l'insalata russa. Il pollo. Al massimo è prosciutto se uno non gli piace il pollo, però basta. Cioè, oltre non andare. Ciao Fefe, buonasera! Buonasera e benvenuta! Sei arrivata a metà preparazioni. Che se magna? Voglio sapere se sono io il problema. Ah, Dark, sicuramente sei tu il problema. Se magna, stiamo facendo 3 ricette rumene. Che il mio amore è rumeno, quindi abbiamo fatto serata rumena. Cosa metà? Sì, metà. Abbiamo fatto i sarmale, che sono degli involtini. A me la fanno così. Allora alla fine mangerai verso le 23 questa sera. Sì, ci sta. Più o meno sì. Anche perché gli involtini, una volta che li fai, vanno a... Cioè non li puoi mangiare nella stessa sera, ma non per altro, ma perché vanno a riposare, devono riposare, affinché tragano tutto quanto il gusto, si ammorbidiscano, eccetera, eccetera. L'indomani saranno perfetti. Perfetto. Beh, stiamo facendo gli involtini, l'insalata russa e le melanzane con maionese e cipolla, che è tipo una crema diventa. A proposito. Puoi pulire questo? Possiamo pulire le melanzane. A proposito degli spropositi. Le pulisci? Le melanzane le abbiamo cotte in forno. Sono state chi un'ora e qualcosa. Vabbè, in base alla grandezza. In base alla grandezza in realtà. Splendido. Li pulisci? Così. Si puliscono le melanzane. Vabbè, vanno tolte la pelle praticamente. Dopodiché? Le fai con una forchetta. Sì. Questo piatto era meglio farlo a mezzogiorno. Quando? Sì, involtini. Sempre per poi mangiarlo alle 8, giusto? Sì, praticamente sì. Sì. Il tuo amore ci piace assai, bene. Oggi sta facendo tutto lei, perché questi sono piatti di origine sua e infatti ha provato a farmi fare un po' di involtini, mi è andata male, ha detto senti vattene, ci penso io qua, quindi li ha fatti lei. Ora sta pulendo anche lei la melanzana, quindi insomma sta facendo tutto lei. Vabbè, ti faccio vedere. Mi fa vedere perché poi dice quello fai tu, col cavolo che faccio io. Allora, ti piacerebbe? Poi tagliate con il coltello. Tagliate molto grosso, grosso largamente. Tagliate basta. Poi tagliate. Sì, alla fine fa tutto lei, infatti. Poi fa anche così. Ma questo serve per aiutarti a te nel lavoro che segue dopo. Ah, ecco. Si taglia perché ora dobbiamo fare un lavoro importante. Perché comunque a coltello non verrebbe. Deve essere... Mi piace tanto la tocchitura, sai che cos'è? Tocchitura, sì. Perché lo so? È perché gli piace la cucina rumena, ha detto. Ah! Che cos'è la tortura? È praticamente un piatto come si parla che ci sentono anche loro. Con... Parla più a fare.
Non so dirti ora in italiano, però. In italiano non so le parole. Cioè, non so i Non niente. Vengo le parole. Sì, ma guarda me. Sto guardando. Sì, fai così. Vanno schiacciate con la forchetta le melanzane. Aspetta, vengo più giù così vedono pure loro. Ok. Si devono schiacciare. E poi viene una... Viene una specie di una pappetta di melanzana, sì, praticamente. Una pappetta. Così. Una bella pappettina. Tour della Transilvania hai fatto, perciò. Bello. Una cosa simile in orte l'ho mangiata quando sono stato in vacanza in Romania a metà anni 80, e vedi? 90. 90, perdonami. Per questo ho avuto l'onore, va bene. Della tocchitura, giusto? A me non me l'hai mai fatta sta tocchitura, però. Perché, allora... perché c'è sempre una scusante, perché qua ci stanno sempre le scuse, perché dice, no, ma non te lo posso fare, perché? Si trova le scuse, non mi fa le cose, e poi, capito? E così allora, funziona. Perché praticamente io sono venuta qui quando avevo 8 anni e mezzo, 9. Quindi sì, alcune cose le so cucinare, so cosa siano, però alla fine sono cresciuta qua, quindi... Non so proprio tutto del mio paese d'origine, sì, diciamo. Sì, non sapeva fare sarmale, non sapeva fare insalata russa. Quando ci siamo conosciuti non sapeva fare niente. Piano piano certo. Le ricette escono dopo. Quindi insomma, mo, sta tochitura uscirà anche lei, Fefe, non ti preoccupare. Quando uscirà la tochitura facciamo un'altra live. Ma perché per fare, mo ci vuole, insalata alla russa. Cioè, alla fine metti 2 di ogni cosa, ne esce comunque tanta, no? Quindi per 2 è un po' poco e prima non avevamo i vicini che abbiamo adesso, di conseguenza era un problema smaltire il tutto. Aspetta. Invece adesso, ora accendo, avendo anche vicini che possiamo dare la roba, smaltiamo roba ai vicini. Smaltiamo tranquillamente tutto quanto, non può durare all'infinito la roba. Anche qua ne smattiamo tutto. Vabbè, siete no, magari sì. Tutte scuse, se pure Dark, ci sono tutte scuse queste. Ma come? Vai, non vedo l'ora. Ma ci sono 2000 ingredienti in quello. Sì. Quindi ci sta. Sì, sono sì. 2000 ingredienti. Ma che cos'è? Come che forma ha? Come è fatto? Oh. Cosa? La tocchitura. Ma io non so gli ingredienti. Ah, non sai neanche gli ingredienti? Cioè, mi ricordo il nome, ma non mi ricordo il piatto. Ah, ok, perfetto. Io non, allora, non ho ricordanza. Veramente, forse veramente lei non lo sa fare. Forse. Poi magari se lo vedo, sì, però così se me lo dice. Carne di maiale, formaggio di pecora, uovo, aglio e polenta. No. Non l'ho mangiato, cioè non ho ricordanza di questo piatto. Poi magari da piccola me l'hanno fatto mangiare i miei nonni, perché io sono cresciuta con i nonni, però no, non lo so. Deve essere buono perché da noi è tutto buono. Cioè non è tutto buono, però comunque ci mettono talmente tanti ingredienti che uno dice buono lo stesso. Sono andato una volta in Romania, mi ha portato a mangiare dei nonni. E non mi facevano più alzare da tavola. E poi tra l'altro che io mangiavo e lei diceva devi mangiare tutto quello che ti danno, perché se no non lo mangi si offendono. Un po' come noi a Napoli fondamentalmente. Che poi gli hanno fatto mangiare il pollo selvatico. Cioè nel senso allevato, cresciuto, tutto quanto da loro proprio. Cioè non c'era un allevamento, non c'era niente. E allora hanno detto, viene Flavio con Loredana, ammazziamo questo pollo e diamoglielo subito. Ma perché da noi si usa che per farti sentire importante, diciamo così, no? A casa tua, come dire, uccidono per assurdo il maiale, il pollo, il gallo, quello che hanno loro di allevamento proprio. Affinché tu ti senta privilegiato, diciamo così, no? Cioè lo fanno solo per te, perché se no non andrebbero a comprarlo benissimo dal supermercato. Allora, questa la prendi, la metti qua. Ah, la metto là, la metto qua. Ma perché la mettiamo qua? Perché nonostante l'abbiamo cotta nel forno, quindi non nell'acqua a bollire, ma nel forno, vedete, non lo so, perde comunque acqua. E questa acqua si depositerà volendo nella ciotola dove andremo a mischiare tutto, quindi non ha senso. Così? Andiamo a farla scolare dell'acqua propria, perché diventa amarognola. Nel condimento, nel farlo e tutto.
Quindi lasciamo il giusto tempo per farlo togliere quell'acqua in eccesso. Ma che bella cosa, gita tutti a casa sua. Oddio, ci farebbero comodo tutti a casa nostra ora con tutta sta roba, però. Intanto vado con la seconda melanzana. Ma che sei lento. Scusa. Ora sono io che dico. Comincia a spellare la melanzana. Intanto bevi, ho bevuto prima io, ora bevi tu. Beviamo a turno. Si spela la melanzana e poi si taglia. Si spela e si taglia. No, Vai, faccio io che sono un no, vai, lascia, faccio io. Sto facendo. Vabbè. Era un po' crudina sta melanzana, mi sa. L'ho Sei tu che l'hai controllata. controllata male, mi sa. Le melanzane devono essere belle morbide e morbide. Andrea, capito? Se tu le fai bollite, devono essere belle morbide. Vabbè, se le bolli diventano ancora più acquose, quindi. Oh, beh, vengo subito fino alle 22. Vieni, vieni. Tanto qui la diamo ai vicini, ai parenti, agli Sì, amici, qua a diamo tutto a tutti in realtà, tutti, perché perché sennò qua come si fa a mangiare tutto? si fa, se tu non hai visto il piatto del disarmato che è venuto, comunque questa pentola è piena fino all'orlo di involtini, E sono quindi insomma, avanzati pure. e sono anche avanzati, quindi insomma. Vabbè, ma domani noi possiamo farlo comunque. E li tiro da parte, domani farò un'altra pentola, tanto ho tanti vicini io, quindi. Tanti vicini, abbiamo tanti vicini, possiamo fare Devo far tante. assaggiare. Possiamo assaggiare a tutti, così poi vengono alla porta, ci bussano e fanno. Ma io, ma ti è avanzato un po' di disarmale? Proprio così fanno a Firenze, eh? Ma io, dammi un po' di disarmale! Allora dice, certo, tieni, pigliatelo disarmale! Po, 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 disarmale! Intanto schiaccio con la forchetta. Non so dove abiti, no, se no passavo io a trovarvi, Esatto. sono più vicina della chat. Sì, ma vieni, vieni pure. Siamo appena con Andrea, quindi al massimo hai mezz'ora di strada da fare. Davvero? Sei a Firenze. Vieni, 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 che ti diamo un vieni. Ti piatto do disarmato. tutto. Fino alle 10 stasera. Hai voglia? Il fiorentino lo ricordavo diverso. Bevi, ci hanno dato un bevi, amore, bevi. Ehi, non si può bere. Dammi bicchiere a me pure. Sì, ma tu devi lavorare. Io devo lavorare, ma mi hanno detto bevi e devo No, a bere. me uno era di bevi. Era bevi solo a lei. Abbiamo dovuto entrare. 30 di minuti di macchina, ok. Dov'è che state? A Pelago, vicino a Firenze. Cioè, Sì. sempre in Toscana, ma. Regione di Toscana, però qua. Regione della signora Toscana. Una zona non so se si può uscire dal comune, Ah, no. no, è No, vero. teoricamente. Veramente. Dal Bravo. DPCM non, no, non dovresti uscire finché tu non ti prenda la multa, no. Però se hai motivi di Motivi fame, familiari. Sentite, io c'ho se hai tanta fame. fame, quindi Se ti fermano, volendo fai. vieni. Signore, io c'ho fame. Devo andare un attimo da Nordbake a pigliarmi due imbottini. Che cavolo, non si può. Però Devo andare a pigliarmi due imbottini da Nordbake. Che aspettiamo cazzo. la zona gialla in attesa. No, non lo so. Senti, vengo io a Firenze Sud e te le porto via. Via, via. No, non siamo a Napoli, Fefe. Non voglio prendere 400 euro di multa. Sì, ti capisco. Infatti, per un termale, è un termale abbastanza caro. Volendo, posso venire a Firenze Sud e Cioè, te le do. ci incontriamo a metà strada. Sei a comune, quindi sei a posto. Ci incontriamo a metà strada, te li diamo a metà. Così ci fai la recensione. Fai la recensione su Twitch Advisor, che non è No, TripAdvisor. però davvero non so chi sia questo Andrea Guarnieri, però volendo sì, mi porta la roba, Vedi Andrea, veramente. si può organizzare una Tanto spedizione. lunedì mo ci vuole, vengo e te le do. Noi ci incontriamo e ci scambiamo. Eh sì. Ma dove sei male? Che meraviglia! Sì, A te li bravo. conosci? Io vengo a Firenze Sud, uscita da autostrada, sì, volendo sì. Tanto via l'Europa, l'Idein, non so se ce l'ha presente, giù di là, va Giù di là, giù benissimo. di lì.
do un'insalata alla russa, un'insalata con le melanzane, i involtini, tutto. Ti diamo tutto, Andrea, tutto quello che abbiamo fatto ti diamo tutto. Conosco bene la zona di Via Europa. Ok. Perfetto. Vedi, siamo organizzati. Io abitavo prima là, quindi è comodo, cioè. Sì. Qualcun altro vuole venire a Firenze Sud a pigliarsi un po' di roba? Sto invidiando tantissimo. Sì, se escono buone, sì. Però sì, esce sempre un po' buono. Non ci dovrebbero essere problemi. Abbiamo tutta la roba giusta, tutta la roba per bene, quindi insomma. Il pollo ci mette di più a cuocere, ma non per altro, perché non l'abbiamo messo congelato, nel senso che ci siamo scordati proprio dell'ingrediente e per fortuna ce l'avevamo, perché sennò neanche quello. Se no facciamo un'insalata russa senza pollo. Il pollo ci va ed è molto buono. Se volete dare ancora più gusto ci potete mettere il dado dentro, però è a scelta vostra, tanto comunque sia tutto l'insieme nel finale a gusto comunque, io infatti non ce lo metto. Dicono spedite anche fuori regione. Andiamo pacchi. No, è molto buono, però ne vale la pena, però sì. Cioè non sembra magari a vederlo, non lo so da cosa vedete voi, però è buono. Molto buono. Io confermo, è tutto buono. Quando lavoravo avevo lì un fornitore di ricambi di auto, Amazon A. Io faccio lo schiacciatore di melanzane. Ah, ok, avevo il rifornitore di Shiva di Firenze Sud, ok, ho capito. Sì, sì. Io conosco Firenze Sud perché alla fine io ci sono cresciuta, quindi stavo lì dietro alla coppa. Solo a vederlo in là mi fa venire di nuovo fame e sei morto. Parla con te. Andrea, non ti preoccupare, lo so. Io sto facendo lo schiacciatore di melanzane qua, quindi non sto. Se no lei mi cazzea, perché lei mi cazzea, dice, sei lento! Vero? Prima dice fai, no, bevi, dice. Io vivo in zona Ferretola. Non so se la conosci, di quella dove. Sì, la conosco, ovvio. Sono qua da quando avevo 8 anni e mezzo, quindi conosco un po' tutta Firenze e fuori. Però alla fine sì, è fattibile che tu venga, cioè nel senso ci metteresti, mo ci vuole 40 minuti di giorno perché c'è il traffico, ci sono i viali, poi a posto. Fatto? Fatto. Fatto? Ora devi tenere la cipolla. Non so se si vede dalla live, insomma. Però qui sta uscendo tanta acqua della melanzana, della cottura e tutto quanto, no? E noi lo facciamo andare, ma perché sennò diventerebbe amarognola, ok? Quindi sì, va fatta scrollare un po' dell'acqua su alla fine della cottura. Quindi la lasciamo, non ci vuole 10 minuti neanche. Il tempo che noi vediamo che tutta quest'acqua non esce più, va bene? Basta. Baby, sì, ora bevo. Ora bevi. Credo che hanno già bevuto prima, sì. Sì, ma bevi anche adesso, vai, bevi. Oggi facciamo bere lei, eh? Facciamo pregare a lei. Augello, sei tornato! Hai mangiato assai, Stemor, però, eh? Ecco, ora ci sono anch'io, ero un attimo off, che stavo facendo le tue preparazioni, ora devo tagliare la cipolla, giusto? Sì. Tutta questa che c'è. E in base a quante melanzane voi fate cuocere, la quantità deve essere più o meno, non dico pari, ma quasi. Sì. Deve essere quasi 1-1. E qui il taglio deve essere molto, molto piccolo. Facciamo una brunolata di cipolla. Si deve sentire, ma non deve dar fastidio, questo. Quindi facciamo il taglio come prima, sottile, piangiamo un altro po'. Piccolissimo.
piccolissimo, voglio piccolissimo, facciamo la cipolla piccola. Se voi avete trita tutto, fatelo con quello, insomma. Noi ce l'abbiamo il tritorito? No. La cosa, la mia, va bene. Quello frulla, è diverso. Cioè, non è dritta. Io taglio la cipolla piccola piccola. Lo stesso sistema di prima, facciamo striscioline così, striscioline così, orizzontali, verticali e poi si taglia. Non sarebbe una cattiva idea se ti metti a vendere quello che cucini in live? Sì, facciamo fai e vendi. Purtroppo non puoi vedere il cibo che se non hai le licenze. Ah ok, sì, è vero. Sì, no, non puoi vendere assolutamente, ma perché mo ci vuole, ti va bene un giorno, ti va bene due, però alla fine se viene la guardia di finanza, no, anche no, non ne vale la pena. Però no. Regaliamo, noi poi, regaliamo. Con tutte queste intolleranze che ci sono oggi, allergie, tutto quanto, rischi per cosa? Per mo ci vuole, 10 euro a piatto, no, non ne vale la pena. Intanto taglio cipolla. Non puoi vendere roba così a casello. Sì. Ma noi regaliamo, non vendiamo. No. Noi siamo animi. Noi diamo e basta. Noi facciamo il Robin Hood nella situazione del cibo. Perché se no andrebbe a male, la andremo a buttare, quindi la diamo. Facciamo assaggiare la gente roba nuova, diciamo così. Vabbè, roba diversa e comunque un italiano non mangia. Vabbè, in realtà no, perché quando facciamo le live facciamo un po' di tutto, però in questo caso sì. Una roba per tutti. A Napoli ti potrebbe andare bene pure una vita, però meglio non siare appunto. Sì. Sì, a Napoli volendo sì, però... Andiamo un attimo a Napoli. Per cosa? Mo ci vuole, ti muore uno perché ha assaggiato una cosa che era intollerante. Vabbè, se non è intollerante sì, può morire, quindi. Cioè non è un'allergia, è un'intolleranza, proprio un'allergia, non so. Che ne so. Tagliamoci sta cipolla. Vedete, questa l'ho sciacquata prima, non mi sta facendo piangere adesso. Ok, un pacchettino per quasi. Natale va bene, sì, un pacchettino va bene. È quasi pronto il pollo, quindi siamo pronti quasi per impiattare l'insalata. Sì, sì, finisco. Non mi posso fermare un attimo, se mi cazzia subito. Vengo cazziato immediatamente. E lei beve, vabbè, abbiamo fatto lo scambio dei ruoli. Prima ero io quello che beveva mentre lei faceva i bottini. Ora abbiamo scambiato i ruoli. Scusami. Ora lei beve e io faccio, io lavoro. Giusto. Attenzione che si fa. Sto scherzando noi. Cosa? Ok, va bene. Del pacco di Natale. Allora, Andrea, io ti conosco, però non sto scherzando, nel vero senso della parola. Se vuoi, veramente ci si può incontrare a Firenze Sud e ti do un po' di roba, insomma. Non sto scherzando. Non lo conosco, di vedere te, insomma. Vedi vabbè, io scherzo. Mi hai detto, insomma, penso che ha capito. Facciamo assaggiare. Ah, madonna. Da mangiare gratis si accetta sempre, bravo. Sì. Si mangia, mangiare... Bravo. Accetta. Accetto magna. È bello magna. Ti ringrazio davvero, siamo molto gentile. Mana. È il tuo nome. Loredana. No, io mi chiamo Loredana. Luana ancora no. Chi è questa Luana? Scusa Loredana, ok, sì. No. Pensaci, poi mettiti in contatto con lui. Quando vuoi io ti porto la roba insieme. Portatrice di cose. Mi scivola la cipolla. Ok. A posto. A posto. Abbiamo finito.
di tagliare la cipolla. Poi? No, no, non ti preoccupare, ma ho capito male, non ti preoccupare. Cioè, va bene uguale, insomma, l'uguale non era così male. Allora. Ok, adesso. Ci sei? Sì. Piangi? Adesso che dobbiamo fare? Allora, dopo questa... però Andrea ti devo fare la foto con North e Loredana con il cibo e postarla sul tuo social preferito. Allora, oggi North ha detto la cipolla, sì. Questo ormai vedi esce pochissimo. Esce un po' d'acqua ancora. Poco, pochissimo. Poco. Quindi la puoi mettere qua. La melanzana? Sì. Un cucchiaio magari? Quello che vuoi. Non sono così social, gente, non ti preoccupare, ti facciamo diventare a te. Ma Amarda è viva? Amarda, sei viva, sei morta! Amarda? Ci sei fatto un po'. Io ho messo tutto, Non c'è più Amarda. Se n'è andato, va bene. Mi sa che è un po' piccola sta cosa però. No, no. No, va bene. Sì. Messa la melanzana. Ok, adesso la cipolla. Mm-hmm. Ce la metto dentro. Va messa nel con la pasta. Ah. Oh. E ora ti spiego il perché. Ora ci spiego. Prendi scola pasta e mettila qua, così vedono. Piego scola pasta e lo metto qua, così vedete. Ok. Qui ci avevamo messo la cipolla e adesso ci metterei il sale. Ci metteremo il sale perché così facendo aiuta la cipolla a eliminare tutta l'acqua in eccesso. Diciamo così. Sì, dici bene. Basta, perché poi andremo comunque a metterne anche qua, okay. Comunque ancora di più. Questa la lasciamo 5 minuti, perché alla fine la cipolla non è che ha tutta questa acqua da eliminare, però il sale l'aiuta a eliminare la parte, diciamo, aggressiva della cipolla. La lasciamo riposare per 5 minuti, più o meno. Mettiamo nel lavandino, sì. Così magari scarica. E lì siamo a posto per adesso. È tempo di far riposare la cipolla. Pulisci quello che ti pare. Io pulisco. Sì. Non mi piace stare lo sporco, ragazzi. Lo sporco non va bene. Bisogna essere puliti, sempre e comunque. Io vorrei l'autografo di North. Sì. Ah, solo di North. Bene, ok. La mandi a Clara. Bene, allora adesso facciamo che tagliamo. Il pollo è pronto? No. Non è pronto ancora? Nel senso sì, però dovessi scolare tutto quanto insieme. Ma io ho fatto cuocere il pollo insieme a tutte queste verdure perché gli dà ancora più gusto. Non fatelo in due pentole separate, bollite, non so che. Fatto tutto insieme, va bene? La zella metteva così, ma tra due piatti che sopra un vecchio ferro da stiro. Anzi, che così faceva le scaricava, cioè scaricava l'acqua. Tra due piatti con sopra un ferro da stiro, che gli faceva il peso e... Certo, perché andava a comprimere con il peso la melanzana e faceva fuoriuscire l'acqua in eccesso. Io l'ho messa a scolare, ma perché la messa fa così, anche perché è un metodo tra virgolette più veloce, perché io ho sempre fatto così, appunto, basta. Per far scolare tutta l'acqua, sì, vero? Sì, sì. Esatto, ma perché l'acqua è amarognola della melanzana, quindi non serve, non ce ne facciamo niente, meglio eliminarlo. Eliminiamo l'acqua. Aspetta, metto un po' più su, okay. Magari ci si vede un po' meglio. Che lo davo adesso che vedete solo mezza faccia di noi. Intanto i sarmali stanno andando. Sì. Sì, devono andare. Se devono andare questi sarmali. Qui noi abbiamo messo sul fuoco, che ora? Non ho visto allora. Verso le 8? Più o meno, sì. Qui le melanzane, cioè le melanzane, gli involtini. Involtini, sono qua. Finiranno di cuocere
verso le 10, perché ci vogliono 2 ore più o meno affinché cuociano tutte questo pentolone. Quindi adesso questi qua. Però se voi non avete tutto sto tempo, è tardi, non so che, potete benissimo fermare la cottura, non succede niente, anzi, e continuarla in domani con la cottura, e così fate anche scaldare tutto quanto, quindi meglio ancora, volendo, non lo so, vedete voi, io mi so che lo farò. Ora che si fa? Ora scoliamo il tutto, ma non possiamo, allora, perché le cipolle le possiamo mettere le cipolle adesso. Penso di sì adesso. Adesso le mischi un po' le giro? No? Sì, così siamo al calma al sale. Vedi? Ha scaricato un bel po' di acqua, sì. Pure la cipolla. L'acqua è scaricata. L'acqua è scaricata. Quindi aggiungo le melanzane? Sì. Aggiungiamo il tutto. Cipolla murignana. La cipolla è in base alla quantità della melanzana, appunto, quindi se, cioè, deve essere quasi uguale ma un po' meno, vedete, in base all'occhio, in base all'occhio, guardate, cioè, con l'occhio deve essere un po' meno della melanzana, che sì. Poi è abbastanza meno, infatti servirebbe un'altra cipolla, però non ce ma ne non bisogno. Ce l'abbiamo non ce n'è bisogno, ma perché comunque la cipolla a crudo dà fastidio, non è cotta, questa è cruda. Va bene che ci andremo a mettere la maionese, quindi andrà comunque a ammorbidire, diciamo così, il gusto della cipolla, però mettiamone un po' meno perché è forte e fa il suo. L'insalata russa, Andrea, sta ancora tutto in cottura, carote, pollo, piselli, sta ora, ancora tutto a tempo cottura. Di finire questa e iniziamo con l'insalata russa. Io metto in cominciare a farla scolare la roba, no? Sì, volendo sì, perché così la fai freddare più che altro. Allora, scoliamo il tutto, pollo, carote, piselli e patate. Così si raffreddano, perché poi noi dobbiamo tagliare tutto. Tranne i piselli. Ecco qua. Ok. Tutto scolato, aspettiamo che fredda. Mamma mia! Mamma mia, mamma mia. Allora abbiamo amalgamato un po' il tutto qua. Ok. Ok, ora. Adesso un po' di olio. Un po' di olio. Per far, diciamo, sposare bene tutti gli ingredienti insieme. Ma poco, ne ho messo già un po'. Ah, ne ho messo troppo? Sì. Ho messo troppo olio. Ma perché? Cioè, serve un po' di olio, però non troppo, perché noi andremo a metterci la maionese. E se ci metti troppo olio, poi fai scivolare la maionese, non la fai più attaccare. Quindi, meno. Quindi devi esagerare. Vabbè. Comunque uscirà, non è un problema. 8 persone, ma io penso che abbiamo cucinato per 15. Ma che bello. Io penso che 8 mangiano bene qua, mangiano molto bene. Le melanzane sono buone, ma proprio infami. Se infami, mulignane infami. Intanto ho fatto assorbire l'olio, ho fatto amalgamare il tutto. Che faccio? Metto maionese? Sì. Mettiamo la maionese. Quanta ne metto? Questa quanta ne metto? Vai, vai. Abbondiamo di maionese, dai. La maionese deve essere abbastanza, ma non coprire mai il gusto della melanzana, perché la melanzana è il gusto principale che devi sentire. Quindi né troppa cipolla, né troppa maionese, ok? Basta, basta, basta. Mischi. Vedi se è omogenea. Uh-huh. Se non è omogenea, ci aggiungi la maionese. Se lo è, ti fermi. Gira, gira l'olio d'oliva. Abbiamo cucinato per un sacco di gente. Voi che avete mangiato di buono? Dai, raccontateci un po' la vostra cena.
che la nostra la sapete adesso, sapete cosa ci mangiamo, ma voi? Dipende la fame che hanno. Ecco, vedi? Di maionese ci siamo. Basta, devo mettere più? No. Perché la maionese non deve coprire il gusto di niente, né della cipolla, né della melanzana, di nulla, insomma. Cioè, deve legare il tutto insieme, ma non deve essere il gusto principale, diciamo così. Io oggi mi sono mangiato il resto di una minestra in brodo. Che tristezza. Salmone, masizuke e fagiolini al miso. Insomma, sei andata giapponese oggi. Tenerone e insalata. Guarda, tenerone e insalata. Mamma mia. Mannaggia, sapevo ti invitavo qua, guarda. Venivi qua. In realtà tutti quanti. No, adesso sono io il giapponese. Ah, tutta roba cucinata, insomma, dagli altri. Ma l'hai fatta tu sta roba, Fefe, o l'hai presa, comprata, ordinata, insomma? Ma l'hai fatto tu. Che dobbiamo metto più disco qua. Va bene. Te l'ho fatto in mano. Stendere. Ma giusto per una cosa esteticamente parlando. Perché sennò non ci sarebbe bisogno. Mi è venuta troppa. Però tanto c'è Andrea che io le lo darò la roba, quindi va bene così. Dovreste assaggiare, perché se manca di sale ce la potete aggiungere benissimo adesso, non è un problema. Però io, non essendo una cuoca e non so che altro, io non assaggio mai. Non assaggio mai mentre cucino, però mediamente e maggiormente più delle volte mi viene buona la roba, però vai assaggiate, perché meglio prima che dopo. Ora Flavio non c'è, appena arriva la farò assaggiare, così sappiamo se c'è da aggiungere il sale e basta, perché il resto è... Eccomi, che succede? Assaggio. Ah, quando si vuole assaggiare ci sono sempre. Per sapere se manca di sale, perché... No, vabbè. È buono. Allora, questa va fatta riposare, ma veramente, ma perché se voi la mangiate adesso, quando è calda ancora, perché è ancora calda, non sa, cioè non, diciamo, non ve la gustate per il gusto vero che ha lei. Se invece la fate riposare in frigo per 24 ore, ora siamo tardi, quindi sì, 24 ore, il tempo che si raffreddi tutta, allora sì, avrà tutto un altro gusto e molto di più rende come piatto. Quindi questo lo mettiamo da parte. Io che volevo mangiarlo subito, invece la devo aspettare. Fatelo riposare in frigo, raffreddare tutto quanto e poi vedete che avrà un altro gusto. Infatti io la metto in frigo. Quindi mi ha fregato, perché io pensavo che si mangiava quello anche stasera e invece no. Ha detto facciamo, che poi mangiamo, e invece no, non si mangia niente, mannaggia. Bisogna aspettare, dobbiamo aspettare sar male, dobbiamo aspettare la melanzana. L'insalata russa ce la possiamo mangiare? Sì, quella sì. Ah, meno male, almeno qualcosa però, si mangia. Anche quello però ha più gusto il giorno dopo. Ma perché, allora... sono tutti piatti che noi facciamo, cioè noi, la mia famiglia, perché altro non io, si fanno nei giorni di festa, quindi Natale, Capodanno, okay? Stasera dita. Si fanno il giorno prima. Stasera non si mangia. Cioè il giorno prima si cucina tutto quanto, e il giorno della festa, diciamo così, si mangia tutto, ma perché... ci vuole un giorno di riposo, qui ci vuole un giorno di riposo per ragù. No, vabbè, quello si può mangiare. Non so, un piatto che più lo fai attendere e più sa. E più sa? Non lo so, un po' non mi viene niente. Da voi non c'è, va bene. Da noi invece sì, ecco. La pastiera. I voltini, insalata russa, insalata che ho fatto ora con le melanzane. Più la fai tenere con se stessa, con gli ingredienti a fresco, e più lei assorbe tutti i gusti. Quindi se tu la mangi il giorno dopo,
è ancora più buona del giorno che l'hai fatta, perché assorbe tutto quanto che tu gli dai, va bene? Tutti i sapori si amalgamano. Noi cuciniamo un giorno prima almeno. Ora tutto questo prendo un costo, vero? Sì. No, prendi quello che è più grande. Ah, più grande. Quello trasparente, esatto. Io prendo quello trasparente così vedete tutto anche voi. Vi facciamo vedere tutto quello che facciamo. Pure in trasparenza. Che noi siamo trasparenti. Sì. Che si dice? Si mangia meglio il giorno dopo, quindi anche tu Andrea, vedi, domani ti trovi meglio. Domani no, magari, però lunedì sì. Perché domani con questi blocchi, con questo DPCM, non lo so. Dove posso andare, insomma. Bello, però trasparente. Lunedì ci sono meno controlli, meno posti di blocco, volendo ci possiamo organizzare, però sì. Lunedì fanno finta, stanno tutti lunedì al bar i carabinieri. Ti do tutto. E stanno tutti al bar. Tutto nel senso di mangiare, però, perché voi maschietti siete un po'... Siete un po' terribili. Ovvio, oh, prima il pollo. No. No, non prima il pollo? No. Ecco, sbagliato, lo sapevo. Che cosa prendo prima? Allora, prima prendi le patate. Prima le patate. Ok. Ma aspetta, mi sono un altro piatto che devo dividere. Cosa? Pollo, patate. Vabbè, metti. Prendiamo le patate. Le patate, le patate. Ma chi noi terribili? No, no, no. Ma chi noi terribili? No. Voi maschietti in generale sto parlando, nessuno. Sì, ma nessuno sto nominando, insomma. Dopo i sensi, però qui ci sono sempre. Volano. Basta, finite le parole. Bella la patata bollente, meno male che le hai già sbucciate. Beh, sì. Ma io. Si fanno apposta sbucciate, ma perché noi non è che aspettiamo il tempo che si raffreddi tutto l'insieme. Noi ritagliamo proventi, diciamo così, quasi. Quindi devono essere almeno già sbucciate, però sì. Non era un doppio tempo, lo so. Sì, quelli sempre, lo so. No, ma per bene io di solito ci immolo un dito nel processo. Pulire. Un dito? Nel processo. Ah, nel pulire forse? Non lo so. Non ho capito. Che fatto? Ah, nello sbucciare, ok, no. Ah, nello sbucciare. No, ne puoi fare benissimo prima, lo sbucci prima, così non ti bruci, non ci impieghi troppo tempo. Come le devo tagliare le patate? Ok, allora. Per fare l'insalata russa tutti gli ingredienti che abbiamo fatto cuocere vanno tagliati a cubetti, né troppo piccoli né troppo grandi, perché troppo grandi non renderebbe sotto gusto, diciamo così. Troppo piccoli diventerebbe una pasta, perché appunto sono cotti, soprattutto la patata è molto pastosa, quindi se tu la fai molto piccola diventa quasi una crema nel amalgamare il tutto alla fine. Quindi la devi fare una via di mezzo. E ora li faccio vedere a lui, a voi, come deve essere di grandezza. Esempio. Se sono bollenti, sì. Lo so. Facciamo vedere anche Shani. C'è anche Shani qui, guarda che lei. C'è le patate. Allora. L'ho tagliata. Non so. Se la vuole lei, dice dammela! L'ho tagliata di questa grandezza qua. Non so se si vede, perché non sì, ho idea. Sì. Non sono in live. Più o meno così, insomma. Ma pure il cane, siamo veneti? Lo guardo... Che bella patata! No, 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 Shiny e Shiny, raga. Che cavolo! Lei no! Lei è un di più, molto bellina! Lei che poi altri possiamo dare anche da mangiare. Le carote. Gli possiamo dare carote e piselli. E basta. Questa li metto dentro? Sì.
devono essere di questa grandezza. Questa grandezza, va bene. Va bene, capo. Perché se sono ancora troppo calde le patate, non si sfalderebbero. Quindi più grandi, tra virgolette, sono meglio. Né troppo grandi né troppo piccoli, come ho detto prima. Esatto, ok. Posto? Sì. Beh, mi hai dato bravo. Sono bravo a tagliare. Sono assunto? Questo ristorante? È troppo bucciosa, no, lei è proprio un amore, fidati. Lei, cioè, Fefe è una lei, giusto? Sì. Ok. Ho parlato giusto. Finalmente una donna. Finalmente una donna, in chat. Come si chiama questo ristorante? La North Bake, North Bake, no, questa volta non è North Bake perché no. C'è lei. Come lo chiamiamo il ristorante? Non lo so. Non gli abbiamo ancora dato un nome. È l'innominabile. Anche perché da Lori. Va bene, sì, bravo. Da Lori, esatto. Ci sono le borse da Lori, quindi perché no? Il ristorante, sì. Bravo. Ci sta. Troppo grande però. Scusa. Cioè, devono essere né troppo grandi né troppo piccole, perché sennò la quantità degli ingredienti che voi avete scelto sbalza. Quindi nel tagliarle state attenti, perché sennò poi nel gusto sembra più patate e meno carote, o più carote e meno patate. Quindi il taglio deve essere quasi sempre uguale. Cosa che non sto facendo, insomma, lui non lo fa, infatti mi sto cazziando perché non sta facendo il taglio per niente uguale. Io sto tagliando alla cazzo di cane, si dice, questo è il taglio alla cazzo di cane. È una questione anche di abitudine, quello è vero, però devi andare molto a occhio perché devono essere, diciamo, sempre uguali, quello sì. Invece no, io vado alla cazzo di cane e sbagli. Ho capito, non mi viene. Ecco, così. Vedi, questo già l'ho potenziato in tre parti. Sono io che cazzo te. Sì. Questa live è lei che mi fa cazziato. Sì, perché sto facendo troppo grandi. Sto facendo, cioè, una patata tagliata un po' a caso. Dai, cioè taglia, va via. Che è troppo piccola? No, è troppo grande. Cioè, sì, volevo dire troppo grande. Mannaggia a me, mannaggia che taglio le patate troppo grandi. Norte, che stai combinando? Un casino! Che sta combinando? Mi sto chiedendo io. Twitch Restaurant. Ascolta la cuoca, Norte. Ascoltami. Dovrei ascoltarla, sì. Ancora? No, ma che stai facendo? Le sto tagliando per lungo e poi a quadratini. Ho capito, amore, però. Paolo, guarda qua. C'è. Amore. Ma veramente? E niente, guarda, Lascio tutti male oggi. Oggi è tutto per lei. Prima con gli involtini, poi con le patate. Sono terribile oggi. Ma no. Sono in ragioni. Non è così difficile. Perché io con la patata faccio altro. Ho capito, però fai anche questo. Cioè, Dio buono. Buona giornata. Ok, puoi tagliare adesso le carote. Oh, ora vediamo di essere cazziati anche con le carote. Cazziatoni su tutti i frutti. Allora, no, ti faccio vedere prima che fa casino. Allora, guardi. Ti guardo, ti guardo a te? No. Qui. Non a te, il piatto. Tagli prima a metà. Tagli prima a metà. Poi l'altra metà. Metà. Ok. Taglia 4. Ok. Questo non ci serve per adesso. E poi a cubetti. A cubetti piccoletti. Cioè, né troppo grandi né troppo piccoli. Come la patata, uguale. Né troppo grande né troppo piccolo. Perché lo tagli da male la patata? Quella è troppo grande, vedi? Certo, lo so, infatti la sto tagliando. Ecco, così deve essere. Bene? Va bene. Vedi?
Poi me l'ha tagliata a te la patata. Era troppo grande rispetto alla carota. Infatti, allora, mi sono incazzata. Non sei incazzata, Loredana? Allora, non so se si vede, però le carote le ho tagliate così, bene? Piccole, piccole, cioè nel senso, abbastanza della grandezza giusta. Poi, le patate... Come le tagliate lui, guardate, troppo grandi, cioè deve essere una via di mezzo, anche qua, ok, cioè così no, troppo grandi, così no, così sì, ci penso io, ci penso lei a piccole. Che se no è lei che a mano taglia le patate più piccole. Io intanto piglio il resto delle carote, eh? Vedo se c'è qualche carota nascosta, perché sotto tutti sti piselli taglia. Ci ho pensato io, meno male che lei non c'è. La vedo male dopo cena, Nord, può darsi, sì. Dopo cena non si fa niente, via, ciao, tutti a dormire, tutti a nanna. Aspetta, ma mo mi faccio un taglio della carota che la faccio, la faccio impazzire. Mamma mia, come tagli la carota tu? Sì, non la taglia nessuno. Però iniziamo male, però. Eccoci male. A quattro. La devi tagliare ancora, eh. A quattro. Non si vede però. Ah, vedi, volevo cazziarti ma non c'è riuscita. A sto giro non gli ho dato modo. Lei credeva di cazziarmi, ma stavolta no. Stavolta non l'avevo tagliata, l'avevo mimetizzata, era un taglio mimetico. Che era a 4 ma non sembrava. Per fortuna che la carota è l'ultimo. Ah no, c'è il pollo dopo, cazzo. Col pollo potrei sbagliare qualcosa. Già, col pollo la vedo male. La carota ancora. È facile, taglia a metà, taglia a 4 e poi fai i pezzettini. La carota. Ma quasi finito, mi manca l'ultimo. Ma mi becco pure la cazziata perché ci metto un po' in battere la carota. Perché sì, il taglio l'hai fatto bene, ok, ma cazzo, vai veloce. Veloce, cazzo! Ale, mi metto un po' dentro. Mi manca l'ultimo. Ultima carota e ci siamo. Infatti vedete, lei è rimasta in silenzio, non mi dice niente, se c'è quella carota di questo lasciare stare. Via, andate. Okay. Mettiamo tutto dentro. Prendi il tagliere e lo butti dentro tutta la roba, lo fai prima, tanto ci va dentro tutto. Perché se no mi usciva la roba fuori. Oggi a pigliare i buchi delle cose mi sto andando male. I vari buchi. Ah, vedi comunque, ole. Avanti! Pollo, giusto? Okay, sì. O i piselli prima? No, il pollo. La stessa cosa dobbiamo fare? Uguale. Okay. Devono essere della stessa quantità tutti gli ingredienti più o meno. Quantità e grandezza. Grandezza e quantità. Ma non abbiamo dato neanche un po' di carota shiny. Aspetta, devo fare la ciotola shiny. Non sei brava a pigliare i buchi, se hai capito. Stasera no. No. Neanche la carota di no. Né piselli, niente. No. Dobbiamo capire cosa. E niente, allora vendiamo niente a Shai. Shai, mi spiace, non mangi stasera. Mangi croccantini. Vedi? Gli involtini stanno perdendo un sacco di acqua. Stanno cuocendo bene. Bevi, amore, bevi, ti ha detto bevi, Stemor. Sì. Beh, Stemor, ha detto bevi. Che poi Stemor sarebbe? Stefano. Sì. Ok. Stemor. No, l'uccello. Volevo sapere il nome. Uccello, l'uccello, Stemor l'uccello si chiama.
Vieni qua, se no non ti vede bene. Ah, ho bevuto. E bevi di c'è quello. Più niente. Vai, bevi di quello. Però. Ma io mi ubriaco, aiuto. Facciamo ubriacare Loredana, ragazzi. Spalmate, spalmate e bevi. Bevi a tutta forza. Ora. Che stalker. Ok. Bevuto. Sì, che stalker. Sì, perché noi siamo, stalkerizziamo Stefano. Una pentola più grande ancora. Era perfetto. Ma perché noi ne abbiamo fatti veramente tanti. E come vedete, appunto, erano intorno ai 30. Vanno bene così con la veredini? Ah, sì. Però come potete vedere l'acqua fuoriesce, quindi... Dovete far col pollo ha parato la situazione. Mamma mia, guarda qua. Col pollo ha parato tutto, signori. Una pentola ancora più grande ci serviva. Avete preparato il pranzo di Natale per l'esercito. Esattamente. Più o meno. Belle gioie, vado a mangiare pure io che mi avete fatto venire un buco allo stomaco. Vai Fefe, vai a mangiare. Buon appetito. Che stasera mangi giapponese, giusto? Che dopo vogliamo la foto su Discord, tra l'altro, mi raccomando. Buon app, buon app. Intanto mi sto rifacendo quei tagli, eh. Carota e pollo, sto scassando tutto. Taglio fatto bene. Lo del pollo, vai! Vabbè, che bello, cioè, facendo c'è tipo pezzi di pollo che sono alla fine del mondo proprio. Magari Loredana dice tutti cazzo, va. Con sti cubetti, va bene, li fatti bene, ora che cosa vuoi? Basta. La patata non ti è stato in grado di tagliarla. Vai, posto. Manca le ultime due fette. Dopo il pollo che si fa? Intanto finisci il pollo. E anche il pollo andato. Vai, pollo finito. Ora? Adesso. Adesso mi sciacquo la mano. Bene, ora aggiungi olio. Lì, sì. Olio e sale. Quanto olio? Perché prima abbiamo sbagliato. Dico io, basta. Abbiamo, anzi, abbiamo, no, anzi. Sì. Non sbagliare a mettere l'olio. No, hai sbagliato. Oh, oh, sì, oh. No, e continua a dire abbiamo. Ho detto no. Vabbè, oh. Questo non ci serve più. Il tagliere non ci serve più? Cioè, a me sì, ma te no, quindi lo puoi spostare. Ti faccio una pulita veloce. Lo teniamo come base d'appoggio il tagliere? Sì. Tagliere e base d'appoggio. Con questa roba ci puoi mangiare una settimana. E voi siete in due, sì sì. Ma pensa, Andrea, l'ultima volta che le ha fatto disarmare, gli coltivi. Due settimane, le abbiamo mangiati per due settimane. Ma perché ovviamente quando inizi a farle non è che lo fai, mo ci vuole in quantità piccole, non puoi, cioè non c'è verso. Quindi sì, una volta che inizi a farlo, guarda qua, è troppo pieno. Due settimane, tutti i giorni, prende il cin. Ti ho detto, per fortuna ci sono i vicini e te che... no, deve scolare, tipo quello qua. Una pentola più grande. Ma sta tutto in messo per bene. Allora. Ok, una volta che è scuola, poi basta, finisce. Vuoi asciugare? Dai, dai. Mannaggia, ci voleva una pentola più grossa. Ma noi non ce l'abbiamo. Ma noi non ce l'abbiamo. Doveva essere fino a qua affinché l'acqua facesse. Se no vostro vicino non cucinavo mai alla fine, mangiavo solo la poesia, Andrea, puoi dirlo forte. Ah, quello è poco ma sicuro, guarda.
stiamo dando ai vicini talmente tanta roba che... Cioè, l'ultima volta abbiamo fatto i muffin, sì? Sì. Muffin che loro, cioè... Poi l'insalata alla rusca hanno mangiato per 2 giorni. Posto. Aspetta, vieni dietro, che dietro hanno perso tutta l'acqua. Sì, sì, sì. Vabbè, ma non succede niente. Cioè, vabbè, c'è un po' se vi capita questo... Se vi capita tema, questo. Tra virgolette, non succede niente. Fin quando esce va bene così. Ma perché l'acqua che assorbe anche il riso e tutto quanto, si gonfiano gli involtini, di conseguenza cioè, va benissimo. Facciamo ingrassare tutto. Io ho fatto fin troppo abbondante questa pentola, anzi mi sono pure avanzati appunto gli involtini, domani farò un'altra pentola apposta per gli involtini rimasti, ma perché io non voglio congelare, non perché non siano buoni, ma perché ne vale la pena, ho tanti vicini qua, perché non darli, faccio assaggiare a loro roba che loro non conoscono, quindi ben venga. Vai, sale e olio messo. Ora... Quanto olio hai messo? Non ho visto. Non tantissimo. Metti ancora. Ancora olio. Il olio è secco. Vai, basta. Mi metto pure l'olio a modi di... Wow! Il sale anche l'hai messo? Sì, ho messo anche il sale. Metti i piselli. Mettiamo i piselli che sono rimasti nello scolapasta. Oh yeah! E ora? E ora? Gira il tutto. Tante volte. Perché devono amalgamare bene con il sale e l'olio. Dove sta quell'altro di legno? Guarda, se non era per la multa domani venivo a trovarvi, veramente. Sì, per la multa hai ragione, però lunedì... puoi venire. Puoi venire perché ci sono molto meno i controlli, perché c'è troppa gente a giro, quindi figurati se si mettono a fermare la gente, cioè non ci riuscirebbero con la mole di lavoro e tutto quanto. Quindi poi ci sono i lavori della tranvia in Piazza Beccaria, da quanto ho saputo oggi, di conseguenza vai tranquillo, vieni. Te le do. Vieni Andrea, vieni. Ti do la roba. Vieni Andrea che ti dà tutto il mangiare che vuoi. Ti dà una mano a mangiare tutta questa roba, no? Ma ti credo. E io intanto amalgamo il tutto. E si è spenta di nuovo. E si è spenta perché si è messa a scivolare. Non lo so. Vai. Già sono molto robusto, per non dire altro. Vabbè Andrea, non ti preoccupare, siamo tutti sulla stessa barca. Ora se vieni, vedi che tra qualche, neanche un annetto a casa, qua diventeranno tutti belli cicciotti, grazie a noi. Andiamo a mangiare a tutti tutto il giorno. Tutti i giorni. Va bene così? Cacevo solo un capitone, bro. Ci vuole solo il capitone, sì, per Natale siamo a posto. Ci manca solo quello. Hai amalgamato tutto? Ho amalgamato tutto. Bene. Adesso ci possiamo mettere la maionese. Yeah. La maionese serve per... Sì, scusa. Ti ricordavi bene allora? Allora, metti da parte questo e prendi i cetrioli. Stanno qua. Ok. Cetrioli, si usano solo i cetrioli, non l'acqua. Apri. Aspetta, mi serve una pezza. Tieni. Sono i cetrioli, non l'acqua del cetriolo sott'aceto. Anche questo sott'aceto, ovviamente. Tutto sott'aceto. E va tagliato a cubetti... Piccoli anche questo. Un po' più piccoli rispetto al taglio della, del tutto l'insieme della insalata alla rosa. Ma giusto un po', eh. Quanti ne faccio? Tutti. Ah, tutti? Allora. La grandezza che abbiamo, sì. Dovete andare un po' a occhio perché
se appunto fate quanto noi, un barattolo intero di grandezza media, diciamo così, va più che bene. Deve comunque essere, diciamo, boh, ci vuole, quanto può essere? A 60% barra 70% Cosa? del tutto l'insieme. Cosa ci vuole? Sì, cioè non deve coprire, non deve essere alla pari, però comunque si devono sentire quando lo mangiate, perché serve da, diciamo così, da spezzare un po' tutto l'insieme, perché il pollo, i piselli, le carote, no, anese, sono comunque prodotti che incidono parecchio sul essere grassi, diciamo così, no? Quindi questo dà un attimo di freschezza al piatto e serve. Diamo freschezza a questi cetrioli, ma rinfreschiamo sto ciotolone di roba. Dà un stacco al piatto, perché sennò diventerebbe troppo pesante. Alto per 120 di peso, Cos'è Andrea? non so cosa voglia Che dire. Andrea è alto 1,70 per 120 di peso, Ah, ok. dice. Vai, cominciamo a mettere i cetrioli. È uno, è due, è tre. Intanto lei beve, beve di nascosto. No, io bevo e controllo gli involtini. Beve e controlla. Giustamente gli involtini li ha fatti tutti lei, e giustamente lei ora beve e controlla. Devono cuocere per 2 ore, quindi. Quindi devono andare all'infinito. I cavoli involtini. A noi ci perde acqua perché abbiamo abbondato con roba, ma se avevamo una pentola più grande non usciva niente, insomma. Cioè fate in modo che copri l'acqua con 2 dita, più o meno, così, non so se si vede, di roba, e poi fatelo andare. In questo modo sicuramente non uscirà niente. Da noi sì, però. Non è Vabbè, così. abbiamo un po' esagerato con i involtini. Quando facciamo queste cose ne esageriamo sempre, quindi tutto nella norma. Tutto nella norma. Facciamo quasi questi cetrioli anche, abbiamo quasi finito. Ancora tre cetrioli. E sì, va! Yeah. Intanto qua vedo il pentolone che ogni tanto sputa un po' di roba. Ale, gira, taglia. Fra gli involtini, quella insalata russa ci arrivi tranquilla a Grazie per il follow Franco. Oddio, Franco, scusami, a me non vedo niente. Perdona, grazie, grazie del follow. Che qua non lo vedo in chat. Grazie mille del vede follow. niente qua. La chat non si vede niente. Grazie a Giuseppe, grazie a Xirtam che ci ha avvisato. Grazie mille, grazie del follow. Ok, noi abbiamo messo anche i cetrioli nella nostra insalata russa, perfetto. Ora. Non so da quanto tempo ci stai seguendo, Franco, ma grazie. Rimischiamo il tutto, riamalgamiamo il tutto. Esatto. Pure questo è piccolo, sto ciolo. No, questo è giusto. È giusto? Perché oltre a questo non ci aggiungiamo niente se non la maionese, basta, cioè di volume va benissimo così. Tra gli involtini e quell'insalata russa ci arrivi tranquillamente a Natale, sì, ma secondo me, cioè, se dovessimo mangiarlo solo noi sta No, roba, ciao. superiamo Natale. Cioè,
Ma infatti ci sei te, i vicini, la mia famiglia. Ma c'è cioè... dire che fai, te ti tocca qualcosa. Cioè, non è che sei capito. Ti amo. Cioè... Se no, se dovevamo mangiarla solo noi, ciao. Se mangia solo noi tutta sta roba qua... Scoppiamo. Guarda qua. Stiamo veramente un mese a mangiare. Vai, ha mancato il tutto. Sicuro. Sicuro. Sono sicuro, sicuro. Ok, ora puoi mettere la maionese. Yeah, viva la maionese. Andiamo di maionese. Di solito si usa la maionese per fare insalata alla russa. Però, oltre alla maionese, si usa la mostarda. Perché ah, sì, mostarda. Così facendo fa in modo che non si sleghi tutto e non monti niente. Non so se mi spiego, insomma. Fa da legante, diciamo così, al tutto, oltre alla maionese. Mi serve un cucchiaio. Quindi se volete potete aggiungerci la mostarda, scusa. Che aiuta ancora di più a legare il tutto. Io non ce l'ho, quindi non ce la metto. E dura anche di più. La mostarda sarebbe la senape comunque, in caso. La senape, sì. Aspetta. La prima. Ma è quella dolce però. Va bene, guarda. Ecco. Ho un barattolo di maionese andato. Bruno bellissimo, grazie per il follow. Grazie per il follow anche al Bruno. Ciao Bruno. Eccolo qua. La mettiamo? Maionese, dammi una maschera. Allora, la maionese... E benvenuti a tutti. La maionese, parla. Deve parla lo chef. Legare gli ingredienti affinché risultino tutti compatti, tutto quanto, no? Però non deve sopravvalere, diciamo così, sugli ingredienti, quindi ce lo metterete fin quando voi vedete che si è amalgamato tutto, poi basta, fine. Cioè, non ce lo aggiungete altro. E poi la mostarda, io c'ho la mostarda dolce, non so se non capisco dove mi vedete, però la mostarda dolce, normale, piccante, quello che preferite voi, va benissimo, perché quel pizzico, ora vi farò vedere quanto, un cucchiaino proprio, per far durare di più la vostra insalata alla russa, tutto qua. Quindi posso continuare a mettere maionese? Vai. Questo lo metto tutto sul barattolo? No. Ora vediamo. Benvenuti a tutti, buonasera a tutti. Io vi ricordo, stiamo facendo una ricetta russa, stavo dicendo. Rumena, in realtà ne abbiamo fatte tre stasera. Che è l'insalata russa, che è questa qui che stiamo amalgamando gli ingredienti. Gli involtini, ovvero sarmali, che stanno qui in pentola e devono cuocere e cuoceranno fino a... che ore sono? Per un'altra oretta buona devono cuocere. E poi abbiamo fatto la crema di melanzane, cipolle e maionese che sta a riposare in frigorifero. Quindi ci siamo quasi, abbiamo praticamente finito di fare tutte le preparazioni. Ora è semplicemente un mischia, giusto per farvi vedere il tutto. Potete rivedere la live una volta terminata, comunque tra i video, tranquillamente. Intanto mescolo, qua l'insalata russa ci abbiamo messo carote, piselli, patate, cetrioli e pollo. Cetrioli sott'aceto, mi raccomando. Io qua mi sa che devo aggiungere l'altra maionese. Sì. Aggiungiamo maionese. Qua ci mangia un esercito. Eh sì, qua ci mangiamo un bel po' di gente. Confermo. Lei diceva di no, ma un altro baratto ce l'abbiamo. Questo l'abbiamo messo tutto intero. Non sapete quanti altri barattoli ho là di maionese?
per sicurezza, ho detto, ma si compra, ombra, cattà, maionese. Una tanto di quella maionese, solo per vederti l'ora mi hai fatto ingrassare 2 kg, solo a guardare, vai. Ale, è un altro baratto per andare, sicuro devo aprire un altro, mi sono convinto. Solo con maionese. Se era pensato di farla noi la maionese in diretta, però a fare la maionese per tutta questa quantità di roba non andava bene, perché la maionese quando la fai fresca ce la devi mangiare praticamente subito. Se dovevo fare la maionese e mangiare subito una cosa del genere era quanto impegnativo. Aggiungo maionese o va bene così? Un pochino ancora. E allora mi diventa una tubata. Però io l'avevo detto da questa maionese. Ci deve aggiungere la senape. Quindi? No, quindi niente. Ci deve aggiungere quello. Cioè, quindi quanta maionese? Maionese o quanta maionese? Maionese è... Sì, io meglio. Poi... Mettiamo maionese qua. Basta, per ora si fermate. Se fate l'insalata russa, ragazzi, dovete comprare tanta maionese, ma tanta. Ma dipende quanta quantità ne fanno. Vabbè, se fate quanto l'abbiamo fatta noi, cioè per un esercito intero, state a posto. Dipende anche la quantità, insomma. Perché se no ne basterebbe poca, però noi ne abbiamo fatto una quantità. Buon Bruno! È uscito con un po' di meglio, un po' di cicciobacchio. Un po' di cicciobacchio puzzolo. Maionese stiamo a posto? Per adesso. Quindi che devo mettere? Senape? Sì. La senape si mette così, dura di più appunto la maionese, non si ossida, non diventa gialla, marrone. Basta? Sì. Sì. Basta. È giusto per far durare di più l'insieme. È giusto per far durare di più tutto. Sì. Solo quell'insalata basta per 10 persone. Ah, sicuro. Infatti abbiamo 3, 4, 5, 6, 7, 7 vicini. Abbiamo a chi darlo, Andrea, non ti preoccupare. Più lui, quindi otto, dai. Più lui, più te. Ah, più Andrea, sì. Ecco fatto. Non trovo il capo di... Okay. Vai, tutto è amalgamato, signori. Ok. Mettiamo a pari livello, come fa Loredana, che mettiamo tutto a pari. Ale. Dovevo fare il muratore, altro che... Abbiamo stuccato e fare tutto a livello. Ok, adesso ci pensi tu. Bene, diamo il cambio alla Redana. Io me ne posso andare, arrivederci. È stato un piacere. Faccio solo l'ordinamento. Lei praticamente adesso farà una decorazione, perché l'insalata russa è finita. Ora lei andrà a decorare il tutto, che poi vabbè, decorare potete decorare come volete. Ovviamente con prodotti che poi potrete mangiare, non cose non commestibili. Cioè, devono essere comunque commestibili. Cose commestibili vanno messe comunque sopra. E tu cosa ci stai mettendo di bello? Cosa ci metterai? Pomodori. Pomodori. Quale disegno? Che intenzione di fare? È tutta a sorpresa, ragazzi. Ora ci farà un disegno a sorpresa. Ognuno può fare quello che pare, insomma. Fa un bel disegno a sorpresa, vediamo che esce.
Allora, Andrea, ok, ma Loredana lavora davvero in cucina? No, no, non lavoro in cucina. No. No, no. Però l'avete portata, vero? Ammetti, Andrea, pensa che a casa cucino quasi sempre io. No, perché allora... lei dice, no, cucina tu che sei più bravo, dice lei a me, ma no, cucina io ho lavorato nei ristoranti come cameriera e... come caposala e tutto quanto. Sono in sala lei. Sono... Però la cucina l'ho conosciuta, diciamo così, per via del mio lavoro. Mi sono appassionata a quello, per questo. Insomma. Da come si muove sembra una cuoca di professione, grazie. No. Una cuoca però. Ho un'amica che faceva la chef. Anzi, fa tuttora la chef e mi ha insegnato tante tante cose, una carissima amica Giovanna, e mi ha fatto avvicinare al mondo della cucina, però nessuno mi ha insegnato niente, proprio. Praticamente a me mi ha buttato nel cesso, io sono l'unico che gli insegna qualcosa, eppure a me non mi dice mai niente. Va bene. Ma la cosa bella sarà dopo? Lavare tutto quello, perché voi li vedete tutti i piatti sporchi, dopo mi divertirò a lavare tutti i piatti, perché poi li laverò io, non glieli faccio lavare a lei, perché un vero uomo deve lavare i piatti, signori, e vanno lavati. Lei intanto fa la decorazione, però. Lei decora il tutto e andiamo avanti. Ma fai la decorazione qua, falla vedere mentre decora. No, perché la sorpresa. Ah, è sorpresa. La decorazione cioè, si fa sempre la decorazione, almeno da noi si fa. Quindi... E se non la fai, che succede? Porta sfortuna. No. No. Ma no, non lo so, magari c'era un senso perché uno doveva fare. No, ma perché è bello, cioè ti dà soddisfazione. Non è una lavastoviglie con tutti i veri cuochi, sì che ce l'ho. In effetti mi ha dato una buona idea, potrei buttare tutta la lavastoviglie, Andrea. Perché... Noi non accendiamo mai, ma non per tanto il consumo, scusa, perché abbiamo poca roba, essendo in due non facciamo mai accumulare tutta sta roba, di conseguenza perché lavarla nella vostra video. Ma adesso è l'occasione buona per usarla, grazie Andrea, hai fatto bene a dirlo, e a ricordare, perché a volte mi dimentico che abbiamo una lavastoviglie, ora però me l'hai ricordato, quindi si userà. Che il lavandino è pieno, quindi andiamo di lavastoviglie di nulla, grazie, grazie. Ma meno male che ci andiamo, guarda, che ci dice queste cose, se no, amore. Meno male che Andrea c'è. Dai, fai vedere mentre fai la decorazione. No, vuoi fare il lavoro finito? Che dice? No, niente. Grande Andrea, esattamente. Hai le cose a casa e non le usi, ma vedi tu. Lo so, c'hai ragione, Andrea. Mi dimentico a volte. Pomodori? Sì, perché sta facendo la decorazione, Dark. Allora, sì. I pomodori non si usano nella insalata russa, però potete utilizzare qualsiasi cosa per fare la decorazione, però deve essere una cosa commestibile, giusto? E quindi ci piacciono i pomodori, uno ci vuole il mais, qualsiasi cosa potete utilizzarla per la decorazione, però perché gli ingredienti no rimangono quelli, basta. Bello, dice Dark, è giusto. La uso io che sto con mio fratello, e lo so Andrea, e io ti ho detto mi dimentico a volte purtroppo di usare la lavastoviglie. E che noi adesso sporchiamo due piatti, via, si lava e via, vanno lì. Prima che accumuliamo il tutto, cioè è difficile, capito? O invitiamo qualcuno. O lasciare i piatti sporchi nel lavandino, non ci piace sta cosa. Non fa per noi. Non fa per noi, no. Per niente. Questo piccolo riepilogo per chi fosse venuto adesso,
Noi tra poco chiudiamo, perché abbiamo finito. Tanto i sarmale avete visto come si fanno, purtroppo la cottura è, devono cuocere ancora, devono cuocere. Quindi abbiamo fatto l'insalata russa, i sarmali che sono gli involtini di Verza con carne e riso, e poi abbiamo fatto le melanzane con maionese e cipolla. Buonasera, uè Dragone, buonasera, sei arrivato, guarda, a fine, anche tu. Buonasera a te. Hai finito con la decorazione? Mi sa che tu te la mangi per domani l'involtini. No, sicuro. Sicuro che mangiamo domani l'involtini? L'involtini proprio, cioè, scordateli. Oggi no, niente. Sì. Allora, questo è a posto. Qua dovevano sembrare delle galle, come si chiamano? Galle? Non mi viene ora. Non so cosa dice. Uè Mario! Ciao Dark, ciao Northbake, ciao Draco. Sono buonissimi. Allora, che cosa dovrebbe essere quello? In italiano. Dei garofani. Garofali? Mm-hmm. Dei fiori, insomma. Sì. Allora, falli vedere in live. Falli vedere. Faccio vedere. Allora, l'insalata russa è stata decorata con i garofali. Garofani, come sono? Garofani, mi sembra. Sì, è uguale. Che sono dei fiori. Quindi l'insalata russa è completata. Avete visto la ricetta? Patate, carote, piselli e pollo, giusto? E cetrioli sotto aceto. Certo, maionese. Maionese a volontà. Belli fiori. E l'insalata russa è stata fatta. Poi abbiamo fatto la crema di melanzane, maionese e cipolla. Semplicemente metti le melanzane in forno. Se non avete un forno, melanzane bollite e poi messe lì a spurgare con la pasta. Perdere l'acqua. Sì, spurgare, perdere l'acqua. Metti lì e tagliate a pezzettini dopo che sia stata tolta la buccia e mischiare il tutto. I sarmali abbiamo fatto in padella un soffritto di cipolla, abbiamo messo a tostare il riso, l'abbiamo messo da parte, l'abbiamo mischiato con la carne, mischiato il tutto e fatto gli involtini, poi messi in padella e ora devono andare lì a cuocere. Bravo la chef e l'assistente, brava la chef sicuramente. Grazie. Bella, so fiore, chi è? Bellissimo. Chi è? Sei tu la chef? No, chi è che era commentato? Bella Dark, te lo dice Dark, bella lo dice pure Andrea, bellissima addirittura. E io, E quindi signori, abbiamo finito. Noi vi ringraziamo anche per quest'oggi di questa live di cucina di coppia. E ci vediamo sabato prossimo e vediamo che cosa portare, d'accordo? Un saluto a tutti, alla prossima, ciao.